In quarto fagioli adesso che in formazione possiamo vedere un 4-2-3-1, ma potrebbe essere anche un 4-1-4-1 quello di stasera, scambio tra Cambiaso e Meccani sulla destra, vicino alla bandierina, ancora Cambiaso che va sul fondo, su di lui Mkhitaryan, torna indietro da Conceição, con Bastoni sempre alle calcagna, deve tornare indietro da UEA, anzi Kalulu, Danilo, che deve riprendersi e riscattarsi ovviamente dalla prova di Champions in settimana perché è stata negativissima, pallone su Cabal che torna a titolare un'altra volta in campionato dopo la prestazione buona con la Lazio. Danilo giro palla sulla destra. Per adesso l'Inter non ha praticamente mai toccato il pallone. Siamo a 2 minuti di gioco. Cambiaso. Giro palla ancora. Per Danilo. Con la fascia da capitano oggi. Palla in verticale per Meccani che prova a No. spizzare poi per Vlahovic. Qui l'errore. Palla a Sommer. Palla Sommer, da notare già che UEA quindi che va a sinistra, Conceição resta a destra. Ieri Motta aveva detto che temeva molto la fascia sinistra dell'Inter, ha messo lì Cambiaso e Conceição per limitare, credo, un po' le discese di Bastoni con Di Marco. Ma Inter per che provare ad imposta attaccarli più che e altro. anche per provare ad attaccarli, a Tenerli metterli in bassi. difficoltà, Anche sì. se in realtà chi sta attaccando in questo momento è la Juve perché è molto aggressiva, Sì. va a prendere l'Inter molto molto alta. L'Inter che prova con la partenza dal basso, ora dalla parte Aia. destra, Thuram che Fallo qua, subisce eh. un brutto C'è una brutta fallo. entrata qua di Danilo su Thuram. Ma Potrebbe arrivare il giallo? No, se lo tiene in tasca, Guido. Danilo sbaglia i tempi, eh. Lo sbaglia i tempi e fa vedere ancora di non essere, secondo me, un giocatore recuperato rispetto all'anno scorso. Alcuni addirittura dichiarano o pensano che sia un giocatore arrivato al termine della sua avventura. Si è fatto Si è male fatto addirittura. pure male. Tiene la Anche male, sì. coscia. Il movimento, secondo me, lui va in elongazione. Ah, gli è rimasto sotto. Il ginocchio sinistro gli rimane dietro e sotto. O si è fatto male all'inguine, oppure, spero di no, il ginocchio non mi sembra che si giri qua, è la gamba che si gira male. Danilo rimane per terra, comunque il fallo lo fa lui, questo Comunque è mette la gamba in mezzo alle sicuro. gambe di Sì. Thuram, ma il pallone è già No, passato. la Sì. destra in mezzo alle gambe di Thuram, la sinistra la trascina finché non gli si apre completamente a compasso, però tenendo il ginocchio per terra, cioè schiacciato verso l'interno del prato. E così è pericoloso perché rischi di farti male ai ginocchi, infatti vedi che gli stanno Gli sta controllando, si facendo scalda il gatti intanto. classico test del cassetto per verificare la tenuta del ginocchio. Sì. Comunque Però una torsione l'ha avuta. sì, Si sarebbe il alza. massimo far uscire subito un giocatore che sta facendo il capitano Però dopo. è ginocchio e non è muscolare Sì, eventualmente. ginocchio sinistro. Con le assenze che ha la Juve, ricordiamo che insomma sono 5 Infatti, con pronti Gatti in via. panchina. Gatti si è alzato per scaldarsi, Sì, subito. esatto. In C'erano. quarta intanto in tribuna c'erano 9 Sì, gli altri. nella battaglia diciamo, degli infortuni è messa un po' peggio la Juve perché ne ha 5 fuori, l'Inter 3, i 3 dell'Inter, Acerbi, Çalhanoğlu e Carlos Augusto, l'ultimo arrivato in infermeria. Mentre Aslani abbiamo detto un po' più per stare con il gruppo, ieri ha provato, sentiva ancora dolore, va in panchina ma non dovrebbe essere arruolabile. L'Inter che ora manovra? Rientra e corre Danilo, Sì, fortunatamente. un po' zoppicando Non ma c'è. benissimo, ma corre. Ci prova ora l'Inter con Zielinski in cabina di regia. Pavard a destra per Dumfries che torna indietro ancora da Pavard. Juventus ora dietro la linea della palla e quindi l'Inter che prova a ripartire dal basso con Zielinski che ha fatto questo ruolo più nella Polonia che nell'Inter. Nell'Inter solo uno spezzone in Svizzera nell'ultima partita di Champions League con lo Young Boys. Zielinski anche lui reduce da un problema, un'elongazione, ma questa è già la seconda presenza. La prima dall'inizio, anche la prima in assoluto in campionato. Inter che ora va a sinistra da Bastoni. Gira per Mkhitaryan, lo stesso Zielinski in posizione centralissima alla Çalhanoğlu, appunto Pavard allarga Dumfries, ora c'è Thuram Bella che si palla. propone sulla destra in area di rigore, entra dalla destra poi deve uscire, portato fuori dai giocatori della Juventus, il cross di Dumfries respinto. Bravo Cabala a servire Locatelli Bravo, rischiando qualcosa. Poi dopo bravo, bravo. Danilo la mette fuori con una respinta lunga e decisa su Vlahovic che prova il primo controllo. C'è una deviazione, non credo. La palla torna all'Inter, secondo me. Thiago Motta applaude, ma lo stop di Vlahovic secondo me è sbagliato. Thiago Motta che torna a San Siro, già è successo sulla panchina del Bologna, ora su quella della Juventus, quindi ancora più rivalità, però ha scritto pagine importanti anche della storia dell'Inter, ora Pavard per Dumfries a destra, la palla Palla lunga. benissimo qua Meccanni, smista per Locatelli, si torna indietro da Danilo. Pallone di nuovo per Kalulu, prova a ragionare la Juve adesso, Cambiaso è lì vicino e non lo serve il compagno di squadra. Quinto minuto di gioco, sempre 0-0 a Milano, Cabal sulla sinistra, recupera palla, controlla e cerca in verticale un compagno in Meccanni, fuori dall'area di rigore, coperto benissimo da Bastoni, la palla va direttamente a Sommer. Bravo, bravo qua Bastoni. Eh Ritmi alti sì. E comunque, giocano già, sì. la Juventus non è affatto rinunciataria, pensando per Cambia esempio a quello tutto. che era la partita di febbraio. Dumfries il cross, un po' lungo Bello. per tutti. Lautaro ha provato ad andare sul primo palo, dà l'ok a Dumfries, incoraggiando il compagno. Palla che attraversa tutta l'area di rigore, va a sinistra da Di Marco. Inter che ora torna indietro, attacca a pieno organico con ancora Zielinski. Passano tutte da lui finora le azioni. La palla troppo forte per Dumfries, si spegne sul fondo.
Però comunque è bello, un bel ritmo, no? Furio, sì, direi, sì, sia dell'una che dell'altra parte. Sì, sicuramente la Juve ha già attaccato, scusami, ha già attaccato più adesso che nella partita con lo Stoccarda, quindi questo è un segnale positivo sicuro, poi non so come finire. Questa era una bella idea. In effetti la Juve è chiamata, insomma, al riscatto, e sarebbe un riscatto al 100%, vincendo anche, chi lo sa, anche qua a San Siro, insomma. Anche l'Inter ha fatto una partita con gli Young Boys di quella sta parte di capelli, eh? Sì, però poi dopo ha vinto, sì, e la Juve ha perso. Sì, io sai, però lo Young Boys è una cosa, sto caso è un'altra. Lo so, certo, però... Occhio alla Juve che gira palla con Weah che smista per Locatelli, rischia qualcosa a Cabal, c'è una deviazione di Lautaro, richiesta poi con un tocco di mano che non c'è, si continua, Di Gregorio prende la palla e serve sulla destra Cambiaso. Rumoreggia il pubblico, non capisco per che cosa, ma si prosegue. Calulu. Si è preso un bel rischio, Locatelli. Sì, parecchio. Anche lì c'era un dubbio tra Locatelli e Fagioli, alla fine Locatelli a giocare in regia, che è il giocatore che è stato utilizzato di più finora. Anche perché mancava in Champions. Credo non ci sia stato granché dubbio, perché Fagioli spesso volentieri se manca Cup Miners lo vede più in alto, sì, che davanti alla, sì, rete. Poi fa la mezzala sinistra anche come Cup Miners quando gioca. Weah sulla sinistra, per Danilo, si torna indietro, perché l'Inter comunque presta i portatori di palla da lui e non li fa entrare nella voce centrocampo in modo molto facile, o comunque non lascia spazi semplici per far ragionare i giocatori di Thiago Motta. Ancora giro palla tra Locatelli, Calulu e Cambiaso. Arriviamo adesso nel cerchio di centrocampo. Si torna indietro ancora una volta da Danilo, che deve servire sulla sinistra Cabal. Ha un po' di spazio per andare, ma Barella arriva su di lui in uscita. Locatelli entra nel metacampo nerazzurra, serve in avanti Locatelli in modo impreciso. Pavar recupera la palla. L'anticipo di Pavar che prova a ripartire con Barella, che Fagioli, forse subisce fallo da Fagioli, e così anche per Guida, gioco pericoloso, quindi punizione per l'Inter. Frattesi oggi dalla panchina, sì, proprio, sì, oh, sì, gioco pericoloso di Fagioli, che dovrà giostrare proprio dalla parte di Barella, mentre dall'altra parte il duello è Mkhitaryan McKennie. Ora la sventagliata da sinistra a destra per Dumfries, che però torna indietro. Inter che prova a manovrare, ancora Pavar restituisce il pallone a Dumfries, che però vede il pressing di Cabal e torna indietro ancora da Pavar, che gira per De Vrij. 8 minuti di gioco, ora Inter dalla parte sinistra prova a impostare, non trova spazi, allora torna indietro con molta pazienza, non vuole andare con frenesia in avanti la squadra nerazzurra, allora ci prova ora a destra con Barella che cerca Thuram. Dumfries era andato nello spazio. Locatelli, Weah. Per adesso Cabal perfetto, poi qua sbaglia, Weah il passaggio in mezzo alla centrocampo, regala il pallone all'Inter. E qui si può provare a cercare la Juventus un po' scoperta con Zielinski, ma gli spazi sono molto intasati centralmente. Allora allarga a destra per Dumfries. Dumfries deve evitare che il pallone esca sul fondo, lo fa, va indietro da Thuram che prova a allargare un po' le maglie della difesa della Juventus andando sull'esterno. Pavar alza la testa, vediamo se crossa, avanza, non c'è nessuno a contrastarlo. Allora arriva al limite dell'area da destra, il cross per Di Marco è corto. Con Sissau di testa, Vlahovic manca anche questa. Tre palloni presi, tre palloni toccati, cicchiati e persi. Recupera ancora l'Inter. Permette quindi vuoto all'Inter di salire un po' di baricentro con Barella che la dà in verticale per Lautaro, che prova a superare Danilo, che non abbocca alla finta e devia in calcio d'angolo per l'Inter. Fa un cenno ai compagni di stare attenti, no, Danilo. Ecco. Io vedo una roba, in questo, almeno nei primi 9 minuti c'è una differenza sostanziale. Quando recuperano i palloni gli attaccanti dell'Inter, Lautaro e Thuram sono in due, sanno sempre cosa fare. Vlahovic è già nella fase, in questo momento è fase frenesia totale. Tre stop sbagliati e uno mancato, come questo. Occhio all'angolo dell'Inter. Il calcio d'angolo per l'Inter, va il piede preferito per tutte le palle inattive. Di solito si alternano Di Marco e Çalhanoğlu. Oggi Çalhanoğlu non c'è, quindi saranno un po' quasi tutte di Di Marco, le punizioni, i calci d'angolo. Zielinski sarà l'altro, Di Marco vediamo, batte corto alla fine perché va verso di lui proprio Zielinski, e poi Di Marco in seconda battuta con il cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo. Diciamo anche due cose sull'arbitro Guida, che è stato protagonista in settimana di un Atletico Madrid-Lille diciamo, come dire, contestato, vogliamo dire così, è leggermente contestato, specialmente da parte dell'Atletico Madrid, che ha fatto addirittura un reclamo alla UEFA per una sorta di errore tecnico in merito al gol del 2-1 del Lille sul calcio di rigore, che a dire dei giocatori e dell'allenatore della società dell'Atletico Madrid e anche da chi non ci sarebbe mai scusami Franci stato. Pallone per Conceição sulla destra, servito da Cambiaso, punta alla rigore, dentro per McKennie, fuori ancora per Cambiaso, si ritorna all'indietro qua Locatelli sulla tre quarti centrale, anzi riscambia sulla destra per Cambiaso un'altra volta, Conceição di nuovo, ne ha sempre due addosso, Di Marco e Mkhitaryan in questo caso, di nuovo su Cambiaso ancora una volta all'indietro Calulu. L'Inter è compattissima in quella zona di campo, non riesce a far giocare la Juventus, ovviamente, quindi sta riuscendo nel suo intento in questo momento, soprattutto quando si ricompatta in quelle zone di campo per difendere. Weah adesso, che ha sbagliato un pallone sanguinoso prima, Vlahovic di tacco, perde il quarto pallone ma lo recupera poi con un rimpallo, torna al pallone poi a Cabal, Danilo allarga sulla destra per Calulu ma c'è su di lui Thuram, non ha troppo spazio per procedere, lo deve scaricare sulla destra per Cambiaso, che ragiona, poi col mancino va a giocare con per Locatelli. Alla pianola pallone in mezzo al campo, Danilo, di nuovo sulla destra per Calulu.
Cambiaso di nuovo, ancora una volta indietro per Kalulu. Kalulu fa una finta, torna indietro, poi scambia di nuovo, fa un triangolo veloce con Locatelli per tornare addirittura da Danilo che mi è davanti che al portiere. Mi sento che finirà di Gregorio sta palla. Sì, no. Sembra prima di no. O poi. Sembra di no. Altro grande Kalulu. Ex. È giornata anche importante per lui che ha fatto tantissimi anni. No, questo fa parte del modo di pensare di Thiago Motta, però questo lui spiega sempre che quando ha il pallone in fase difensiva, cosa che Allegri faceva in modo diverso, lo ricordiamo per la centesima volta, Allegri aspettava senza palla, lui aspetta col pallone e finché c'è il pallone tu non ce l'hanno gli altri, va bene. Però poi devi anche cercare di andare dall'altra parte. Sì. Questa Juve segna troppo poco, 11 gol fatti, però uno subito soltanto. Bisogna alzare la media delle reti. Cabal, Kalulu, siamo sempre lì, da un minuto e mezzo nella stessa zona di campo. Andiamo adesso nella metà campo dell'Inter. Torniamo subito infatti di cui sei nelle prime due partite. Sì, attenzione, esatto, attenzione che il passaggio è un Danilo, po' corto. Lunga poi. Imprecisione. Tornando su Guida, volevo proprio dire, la domanda non è se, la faccio al tavolo, ma quando, a che minuto farà la cappellata. No, perché dai, per no. me è uno... Chi? Guida, l'arbitro, e Mazzoleni, che è il VAR di questa partita. Sì. La domanda vera è a che minuto faranno la cappellata. Perché la faranno? Speriamo di no. Dai. Due arbitri per me sopravvalutati. Bastoni entrambi. Di Marco, si va a sinistra. Di Marco pensavo potesse andare nello spazio, invece torna indietro. Inter molto riflessiva. Ci tengo a dire non a favore di uno dell'altro, proprio in generale. Certo, per certo, me sono scarsi. Beh, insomma, in Champions ne ha dato ampia dimostrazione con un rigore che francamente si fatica a capire da dove possa averlo partorito. Chiunque abbia gli occhi lo può valutare, che non c'era niente in quell'azione. Sommer sul pressing, quasi sbaglia il passaggio, poi Barella subisce il fallo, la pressione di Locatelli e l'Inter si salva, ma qua Sommer si era preso un grandissimo rischio dando questa palla, sempre con queste partenze dal basso, a volte forzate. Se non c'è l'uomo libero non è proprio necessarissimo, è quasi Locatelli mette la spalla destra. Sopra la spalla di Barella, quindi il fallo ci sta. Ma più che altro non è che non c'era l'uomo libero, perché Barella era in anticipo su Locatelli, sì. È che non c'era la copertura, quindi se Barella perde palla lì, vanno in porta. Non c'era il centrale, quindi Zielinski e De Vrij. Attenzione Barella, 1-2 con Dumfries, lanciano Pavard nello spazio, in vantaggio su Weah, palla al centro per Thuram, che calcio di rigore, che anticipa il giocatore della Juventus che in ritardo lo prende, Thuram dolorante a terra. Non può tirare un calcio così un giocatore. Motta sorride, allarga le braccia, ma mi sa Danilo che l'ha preso. Non sta in piedi, ragazzi, l'ho appena detto. Credo che sia abbastanza, almeno la vorrei, dinamica vorrei sembrava rivedere. Da fallo. Poi vediamo adesso nel replay. No vabbè, ma perché se l'ha preso ragazzi il rigore giallo tutta la vita. Il problema è che... cioè, non puoi addormentarti così qua, guarda. Pavard e poi Danilo. Non si vede Danilo in ritta, vediamo. Sì, preso pieno. Gamba destra. Calciato. Lo calcio sulla gamba destra. Aia. Sì. Fa pure male questo. Mi prende un è il rigore che non danno a Vlahovic e a Lipsia, è uguale. Infatti io ero sorpreso della scelta di Danilo, però tu mi dici che ha qualche problema nella caviglia Gatti, perché sì. Danilo con lo Stoccarda è stato batte sempre in ritardo. Ragazzi. C'era notizia, no? Batte Zielinski. Ero molto curioso di capire in assenza di Çalhanoğlu chi si sarebbe preso sì, la responsabilità. Il secondo e il terzo sono Taremi e Arnautovic, ma non c'è nessuno perché in campo. Lautaro non ha un gran rapporto con i calci di rigore, quindi è Zielinski contro Di Gregorio. Attenzione, 15° minuto, prima sliding door della partita, Zielinski contro Di Gregorio. Piotr Zielinski con numero 7 parte il tiro e il gol di Zielinski. Inter in vantaggio, Inter che la sblocca ancora a Thuram, decisivo a procurarsi un calcio di rigore come è successo tante volte anche l'anno scorso. E bravo Zielinski, freddo, sostituisce Çalhanoğlu e al posto di Çalhanoğlu batte il rigore, lo batte bene Di Gregorio da una parte, palla dall'altra. Al quarto d'ora di gioco si sblocca la partita, Internazionale 1 Juventus 0. La partita si sblocca dopo un quarto d'ora di gioco con l'Inter che sale a quota 20 punti in classifica con il rigore di Piotr Zielinski al suo primo gol in nerazzurro, vero Michele? Sì, no? Prima presenza da titolare. Gran rigore, centrale, dritto per dritto, Di Gregorio va da una parte, impossibile per lui arrivarci, molto freddo, molto attento anche nel leggere il movimento del portiere, ma, caro Francesco, no, bisogna sottolineare la dabbenaggine di Danilo che fa una cosa inguardabile, ma non è tanto il calciare, è che sul pallone al centro fatica a cambiare, a spostare il peso dalla gamba destra a quella sinistra. Però no, lui non si è accorto che stava arrivando. Non si è accorto che lo Stoccarda ha fatto un disastro dietro l'altro. Un disastro dietro l'altro ha fatto. Un disastro dietro l'altro, ripeto. Questa sera inizi e prima fai l'intervento che fa davanti alle panchine. Adesso fa questo... cioè, dato che mi si spiega che alcuni giocatori devono giocare quando stanno bene, mi si deve spiegare perché Danilo, che in questo momento non è assolutamente in condizione, ma non di giocare nella Juve, giocare in Serie A, perché non sta in piedi, quello che fa adesso lui lo fa perché perde
la cognizione del giocatore alle sue spalle e soprattutto fisicamente è lento a spostarsi dove c'è il pallone che gli sta arrivando con tutto l'anticipo del mondo, cioè non ha bisogno di fare niente se non mettersi davanti a Turan. Non va verso la palla, non va. Turan gli ha mangiato tre passi. Questo è grave, però è successo con lo Stoccarda due volte. Questo è grave. Però questo mi viene da dire, quando si diceva Thiago Motta non ha rispetto per Danilo che non lo fa giocare, lo lascia fuori, fa giocare Savona. E probabilmente vedendo ragazzi in allenamento Motta non era così matto nel lasciarlo fuori. Però domanda no? Fra è nel momento in cui ha casini e è in crisi anche col Brasile, tu lo fai giocare due partite di fila, certo. E soprattutto dopo lo Stoccarda, che comunque è stata una partita negativa di tutta la Juve, non di Danilo in generale. Danilo è stato peggiore. Tu dici perché non ha fatto giocare Gatti? Io dico perché il problema è quando io dico che la Juve perdendo Bremer perde il 50% della squadra. Sì, d'accordo. Tu i cambi che hai oggi, capisci che se tu avessi Gatti o Danilo in panchina sarebbe diverso ad avere solo Gatti in condizioni non perfette, comunque. Perché oltre a Cobbenas, Nico Gonzales, Bremer e tutti gli altri che continuiamo a nominare, hai un problema su Danilo in questo momento, che non sta in piedi. Questo è un regalo grosso, come una casa. L'anno scorso lo fa Gatti con l'autogol a San Siro, quest'anno Danilo fa peggio. Ma tra l'altro dicevamo prima degli uomini forti che Motta ha messo anche logicamente con una logica a destra, c'è cioè Cambiaso e sì. Con Seisao a destra, sì. Ha un po', diciamo, non dico sguarnito, però è una fascia debole la sinistra. Qua, oltre a Danilo che fa l'errore più clamoroso, ma Weah è messo in mezzo nell'1-2 con Pavar che gli va alle spalle, perché Weah sì. Non gioca quasi mai a sinistra, è un naturale destro. D'accordissimo, però ti faccio una domanda. Se tu in Champions avessi visto l'Inter giocare come la Juve... Ma io Danilo non l'avrei mai confermato. Esatto, è quello il concetto. Cioè, uno se lo conferma, lo conferma. No, ma poi Gatti che si è scaldato prima, perché se Danilo esatto. Fosse... Vuol dire che Gatti comunque è arruolabile. Ma lo vuoi recuperare dal punto di vista mentale? Però rischi troppo con l'Inter per lo fare magari una partita dopo. La cosa di Gatti la trovo misteriosa, perché sì, un problemino alla caviglia, ma puoi giocare o non puoi giocare? Cioè, secondo ricordati me che Gatti non lo voleva neanche, durante il mercato era uno di quelli che non voleva sì, poi è partito con la fascia, esatto. Giocava benissimo, poi all'improvviso adesso sono 3-4 partite che non... Infatti la Juve prende gol. Qualcuno ha scritto anche, qualche collega che segue la Juve anche da vicino, anche su tutto sport si può dire, sì, che certo. Loro si chiedevano... quando è stato sostituito oppure è entrato anche Rui in una circostanza non l'aveva presa benissimo. Attenzione, Di Marco ruba una palla in avanti e poi stava per Galulu, entrare in area di rigore. Qua gigantesco perché recupera tutto, occhio con Seisao che riparte. Poi torniamo su quello che ha appena detto Michele perché è interessantissimo. Rui quando entra nella partita con Stoccarda al posto di Gatti è quello che si fa saltare dal Bilal Touré che fa il gol dell'1-0 al 92esimo, quindi quella è un'altra cosa su cui discutere, ma andiamo avanti. Cabal, Juve sotto di un gol, rigore enorme e che c'era tutto per l'Inter, ma perché Danilo fa veramente una sciocchezza clamorosa. Danilo allarga sulla destra. Lo per possiamo Cambiaso. Già mettere nei down. Sì, vabbè, comunque, qua per recuperare al farmi... momento per un, con un 4 per recuperare o mi fa un gol o mi fa due salvataggi sulla linea. Cioè non, andrebbe non sfruttato di più con Seisao comunque in queste situazioni. Perché... Cabal. Perché è l'unico che Locatelli. Mi sembra che possa cambiare. Ma non era presa male la Juventus, il problema è che poi fa queste robe qua dai mostri sì, fianco una squadra che già più forte. Questo è il primo gol subito fuori casa dalla Juve, il secondo, tutti e due sul rigore, sia col Cagliari situazione che non l'ha ancora preso per adesso. Fagioli sulla guardia di campo sulla destra, per Conceição, su di lui c'è Di Marco, 19esimo di gioco, sempre 1-0 per l'Inter. Rigore di Zielinski, palla all'indietro per Cambiaso. Buttiamola un pallone dentro però. Bravo Cambiaso qua a girare per Cabal. Siamo lontani dall'area di rigore, una trentina di metri, bucata per McKennie, ottima nessuno... la posizione, poi per Vlahovic! Uno pari, forse buona la posizione, aspetto perché mi sembrava leggermente avanti, ma la Juve nel frattempo pareggia! Con un grandissimo pallone dentro per McKennie, ma non sono convintissimo della posizione, quindi visto che il calcio moderno ci impone ormai di aspettare, perché spesso i nostri sogni vengono infranti, rivediamo la giocata intanto, pallone per Cabal, che mette il pallone dentro per McKennie, che è buonissimo, anche Vlahovic è buono. Tutto buono, il pari è buonissimo, e se sbagliava questa Vlahovic entravo e tornavo andavo a San Siro con la macchina, vi lasciavo con il studio. Uno pari Juve, grandissima giocata di Cabal Donato non si guarda in bocca, bisogna guardare piedi, mette un assist alla Pirlo, 1-1. Molto bravo anche McKennie, bisogna sì. Dire, freddo nel non cadere nella tentazione di andare a battere a rete lui, ma servire primo gol di Vlahovic San Siro. Vi hanno uccellati, no, come qui, ci qui si vede l'importanza di Acerbi. Acerbi è uno che con i Vlahovic, i giocatori fisici, si attacca all'uomo. Qua invece, a parte che Mkhitaryan deve seguire McKennie se si inserisce. Non è mica colpa pure... di De Vrij questo. No, dai, però su Vlahovic c'è il nulla, o fai il fuorigioco o lo devi tenere. Chiedere. 25 minuti di gioco a San Siro, 1-1 tra Inter e Juventus, al vantaggio dell'Inter su rigore di Zielinski. Ha risposto immediatamente la Juve con Dusan Vlahovic e ci ritroviamo sull'uno pari, partita bella, intensa, divertente fino a questo momento, con la sponda nerazzurra, con Michele che ce l'ha un po' coi suoi sì, per guarda, avrei preferito difensivo. 0-0 a 1-1, perché veramente prendere gol così da proprio far arrabbiare, una difesa che si fa trovare impreparata
e secondo me anche non concentrata, perché McKennie fa il movimento a inserirsi, ma nessuno lo segue, sbagliano il fuorigioco, sbagliano la marcatura. Sì, Michi, è vero. Da una parte è vero, c'è la difesa troppo immobile, secondo me, cioè è piantata lì sulle gambe, però Cabal fa una giocata che io non mi aspettavo, cioè la palla di Cabal dentro, sì, per McKennie, sì, è una palla, ecco, veramente da pirlo. Guarda qua, adesso. Cabal, guarda la difesa, ma il pallone a McKennie non è facile metterli, Sì, però Mkhitaryan non guarda, guarda il pallone, non guarda, certo, McKennie. Però lo perdono De Vrij e Bastoni alla fine. No, perché De Vrij si perde McKennie e Bastoni perde Vlahovic. De Vrij lì sta ritornando sulla posizione rimasta libera che non doveva tenere lui, perché lui era uscito sull'esterno. Lì doveva essere il centrocampista che segue il taglio di McKennie e lo tiene. E non lasciato lì. Secondo me McKennie lo perde De Vrij. Se riguardi l'inizio dell'azione, quando la palla arriva, quando la palla arriva prima, infatti prima è, di Cabal è davanti a McKennie alle spalle e Mkhitaryan guarda il cross di Cabal, invece devi guardare l'uomo, devi stare sull'uomo. Occhio all'Inter, cercando di recuperare ancora Dumfries e Barella che però viene contrastato da Locatelli in fallo laterale. Inter che rimane nella metà campo della Juventus a battere questa rimessa 1-2 subito, nei primi minuti, prima Zielinski e poi Vlahovic, in 5 minuti, come era successo quasi l'anno scorso a Torino, lì addirittura in un minuto, Vlahovic e Lautaro. Ora Lautaro che prova a girarsi. Bravo Danilo qua, che si riscatta dal pallone a Vlahovic, può fare un break per la Juve e far ripartire i suoi compagni con Cambiaso che arriva in sostegno, sulla destra allarga per Conceição che deve puntare l'area di rigore perché c'è Mkhitaryan che lento, lo punta, va sul sinistro, poi va sul destro in fondo al campo, pallone dentro! Quando dico che sono pazzo di Chico Conceição, il motivo è questo! Se li porta tutti a spasso sulla destra, finta di sinistro, dentro col destro, cross per UEA che arriva, taglia dentro, 2-1 Juve, la Juve ribalta tutto in 5 minuti con una super giocata di Conceição, inquadrato Lautaro a terra, ma non mi interessa, mi dispiace. Bisogna raccontare quanto è successo ora, la Juve la ribalta in 10 minuti e l'azione la fa ripartire Danilo, che non fa nessun fallo sull'Lautaro che rimane per terra un quarto d'ora. Assolutamente regolare il contrasto tra Danilo e Lautaro Martinez, geniale Chico Conceição, pazzesco, una giocata lui, clamorosa da ala destra, mi viene da dire, vi ricordate quelli con proprio il numero 7 sulle spalle esattamente come ce l'ha lui, sta già esultando fuori, prima che tocchi UEA il pallone, sì fa fuori Mkhitaryan lentissimo. Conceição lo punta, lo lascia lì, Mkhitaryan non lo segue, non ci arriva mai, era l'unico che poteva UEA spaccare la deve partita, soltanto appoggiarla in rete con Lautaro che probabilmente si lamenta per il contrasto subito da Danilo, mi è sembrato però contrasto regolare onestamente. E ti dirò, l'errore di fondo questa volta lo fa Zielinski, perché è vero che Conceição bravissimo, salta Mkhitaryan lentissimo, però Zielinski si fa passare davanti da UEA e non dice niente a De Vrij che c'è davanti. De Vrij c'è l'uomo alle spalle e non lo sa, perché il centrocampista che c'è dietro non glielo dice. Allora, e quindi, Lautaro è molto dolorante a terra, non so se perché o gli si è girata la caviglia dopo il contrasto. Ha preso un calcione di conseguenza, ma il calcione arriva dopo che Danilo prende la palla e sorpassa Lautaro, quindi è una forma di dinamica della corsa del giocatore, non puoi fermarti. Lì Lautaro gli va sotto, è come il fallo di Gatti di qua che Steven fa col Napoli, credo, se non mi ricordo, quando lui va via in dribbling e poi pesta il piede del Cagliari. E Conceição qua deve puntare, come ti raccontavo in diretta, deve puntare Mkhitaryan perché più lento lo punta, lo salta e mette questo pallone delizioso. Comunque, questo è un giocatore parte centrale dell'Inter, pazzesco. Di solito ci sono Acerbi e Çalhanoğlu. Qua non si sta capendo niente. Se perdi contro Milan e Juve non va mica bene dopo 5 vittorie. No, certo che non va bene, vabbè, ma non va bene. Mancano 60 minuti. Ma non va bene proprio come gol quando naturalmente regolare, convalidato, non c'è assolutamente intervento irregolare su Danilo, ne porta le conseguenze però Lautaro Martinez momentaneamente fuori e in attesa di rientrare. Abbiamo intravisto anche la nuova classifica che è cambiata totalmente nello spazio di 7 minuti, tremendo 1-2 della Juventus che prima la impatta con Vlahovic e poi va in vantaggio con Conceição. In questo momento Juve seconda forza del campionato a quota 19, momentaneamente naturalmente l'Inter si ferma invece a quota 17, adesso l'inerzia è tutta dalla parte bianconera con l'Inter che deve ricostruire tutto da capo. No, ma la cosa brutta è stata anche dopo il pareggio, l'Inter non è andata con veemenza a dire vabbè c'è stato un episodio, abbiamo sbagliato, andiamo di nuovo, no, è stata quasi piatta, è rimasta lì in mezzo a subire il gol, a non ripartire, male finora veramente. Ma scusa, un... ma Darmian che fine ha fatto? No, Darmian è stato scelto oggi Dumfries perché comunque sì, mancando Carlos d'accordo. Augusto, Darmian può entrare anche a posto di Di Marco. Ora l'Inter attacca proprio a sinistra, c'è Zielinski che avanza, qualcosa da farsi perdonare, scodella la palla centralmente, un Inter un po'
leziosa, lenta, forse anche un po' presuntuosa, infilata in velocità. Ora Thuram va indietro, ancora Pavard, si va a ritmi lenti, Inter che deve essere più cattiva. Sotto shock. Bello, quello di Calulu, Fagioli, possiamo andare in break di nuovo. Vlahovic è partito, non viene servito, si aspetta il pallone per Gonçalves sulla destra, bravissimo Bastoni a prendere all'ultimo secondo. Bravissimo qua Bastoni. Qui andava in porta con Gonçalves. Bravissimo, qua salva tutto Bastoni. Sì, le maglie dell'Inter sembrano sempre essere un po' più larghe di quello che devono. Qua Barella tenta una verticalizzazione che non ha veramente senso. Anche lì tu dicevi sul gol Zielinski, però anche Pavard, ho capito che dice se va sul secondo palo qualcuno ci deve essere, sai, però qua, intanto stanno crossando rasoterra, chiudi al centro. Posso dirti che però qua Fagioli secondo me quel passaggio lì lo fa con poca intensità, perché ci serviva un po' più di carica su questo passaggio, perché la dà, ma la dà un po' corta. Ah, paradossalmente con Consenso puoi anche dargliela lunga, tanto poi sì, ci arriva a prendere, esatto. Quindi carica di però più. Non rischiare di darla corta, perché Bastoni lo sai che comunque ha corsa e la recupera, se fosse stata anche di 10% più forte non la toccava. È stato tutto con sei salti. Mkhitaryan che prova a andare in dribbling e perde palla. Di nuovo McKennie per Cambiaso, Di Marco recupera il pallone, ma c'è Locatelli. Juventus che ha fatto praticamente tutta da sola in questi primi 30 minuti. Ha dato il rigore all'Inter e ha pareggiato e poi ribaltato il risultato con due giocate spettacolari. Danilo si è un po' recuperato, ha un po' ripreso, diciamo, aria dopo la giocata di poco fa. Prima o poi qui si fa fase difensiva. No, stavo dicendo che... Danilo si è riscattato parzialmente dall'erroraccio del rigore, ma parzialmente vuol dire che se prima era un 4 passi a 4 e mezzo, cioè quello che devi recuperare sul rigore che causate è tanta roba. Questo è un danno che non si deve vedere da parte di un capitano che gioca nel Brasile e che era titolare fino all'anno scorso fisso della Juventus. Però nell'altra parte del campo secondo me non lo sta aiutando neanche facendogli fare il centro-sinistra Thiago Motta. Però lui ha dichiarato di non voler più giocare terzino. Occhio no, Danilo, no, che va, parte. Può giocare nei due da c'è destra. Spazio, arriva nella metà campo dell'Inter, poi serve in qualche modo McKennie. Quanto spazio che la Juve, ragazzi. Allarga sulla destra, apre bene le maglie, la Juve non so di Conte Motta. Conceição, Cambiaso, tre quarti di campo, allarga sulla destra per Conceição, che punta Di Marco, ancora uno contro uno. Pallone dentro, Sommer in calcio d'angolo. Questo è un giocatore pazzesco, e il Diz, che io adoro e amo e proteggerò, deve iniziare a capire che l'esterno deve fare queste cose qua. Deve lavorare per la squadra di più. Qui se parte un secondo dopo Sommer non sì, la prende. Sì, però se piglia con sul suo palo Sommer, no, dai, suo palo non deve. Però sembrava che dovesse dare bello, il pallone. Bellissimo il sinistro di Conceição, però insomma lì Sommer deve esserci. È un fenomeno, non me lo ricordo un giocatore come Conceição. Bella questa immagine, guarda, io ti ripeto, poi ci torneremo sopra a fine primo tempo, perché adesso è il calcio d'angolo da raccontare. Tra l'altro bella immagine tra McKennie e Thuram poco fa, che si abbracciavano affettuosamente nel rigore, lo dico davvero, non per provocare, era un abbraccio d'amicizia. Fraterno. Richiama qua l'attenzione un attimo Guido in area di rigore, perché c'è qualche strattonato di troppo. C'è il trenino Juve che sta per partire. C'è anche l'altro che sta spallando su McKennie in area di rigore. Pallone dentro, la mette fuori Barella. Vediamo se la palla arriva a un giocatore dell'Inter, no. Locatelli, ultimo uomo, deve tornare indietro a Di Gregorio. Mamma mia! Di Marco arriva minaccioso, sì, però, ma Locatelli calibra. Sta roba qui è male, roba. Il passaggio, ma neanche non troppo. Sarebbe stato male un autogol da là. Sì, però non si vedeva la porta. Non era come quello di Gatti a Sassuolo, ricordiamolo. Ecco, facciamo questo tipo di esempio. Cambiaso, bravissimo, qua saltare Mkhitaryan che sta dormendo. Pallone di nuovo sulla destra per Conceição, ma Bastoni corre tantissimo e recupera la palla. In questo momento un paio di San Bastoni da quella parte lì, perché quello che non sta facendo Mkhitaryan non lo sta facendo con gli interessi del suo compagno di squadra, che sta in qualche modo mettendo le pezze da quella parte. Perché mi sembra che Mkhitaryan sì, su Conceição sia proprio nell'intervallo Mkhitaryan non ce la fa più. C'è l'Inter in questo momento sta giocando in 9. Chi è che dici? Perché Mkhitaryan lo vedi male, però ce n'è uno che non stai neanche vedendo, cioè Lautaro. Che è Lautaro. Sì. Lautaro non sta facendo niente. A Calulu addosso. Ora riparte l'Inter da destra, ma Dumfries va all'indietro. Non mi piace anche a volte la postura di alcuni giocatori, cioè come se non guarda dove fossero sul pezzo, per esempio De Vrij adesso avanza al piccolo trotto, tu stai perdendo 2-1 in casa, hai preso due gol in 5 minuti, devi andare con un'altra veemenza a provare a reagire. Vediamo se ci prova Dumfries sulla destra, punta l'uomo, torna indietro. Strano. Sempre indietro, Barella ancora per Zielinski, anche lui deve velocizzare l'azione, non accontentarsi di fare un giro palla lento. De Vrij al piccolo trotto. Ancora Zielinski, poi va da Pavard per vie centrali, Mkhitaryan, attenzione Thuram, ancora per Mkhitaryan sul sinistro, si libera al tiro, bello! E il gol!
dell'Armeno, ragazzi. Che stavolta va come un treno, 2-2, dai ragazzi, spero che lo dimentichi Mkhitaryan, al 35esimo, quanti gol in questa partita? Criticatelo ancora Mkhitaryan ragazzi, ma è stata la colpa di De Gregorio, ma Mkhitaryan non può difendere ragazzi, Mkhitaryan è il trequartista, la mezzala, non può difendere, però l'ha preso De Gregorio, Mkhitaryan viene criticato quando gioca fa quello che vuole, in fase offensiva, ma c'è l'errore di De Gregorio, non fa nessun errore qua, c'è uno scambio velocissimo, guarda cosa fa Mkhitaryan. C'è una bella azione centrale, la boa di Lukaku, lo prende sul suo palo, guarda, Pavard, Durham, Pavard se la porta sul sinistro, evita Danilo, ancora lui e la mette a mandolino, ma no dai, ma vedi però Danilo come va anche qua in ritardo, si fa saltare fare, Danilo però non era su Mkhitaryan, qui se la costruisce benissimo, arriva però Danilo, è bravissimo Mkhitaryan a costruirsela alla grande. Forse un filino di mancanza di spinta di Di Gregorio, forse non era posizionamento lì, sbagliato, sì, ma poi non spinge con le gambe, passo più in là. Non spinge con le gambe, si fa un po' sorprendere quando va giù, ci arriva secondo me con un filo di ritardo. No, io vedo Danilo che perde il tempo di nuovo qua. Cioè, va a fare il primo contrasto, poi si ferma, perde tempo e Mkhitaryan trova lo spazio allargando il pallone per calciare. Perché vede che ci sono altri due compagni, esatto, Danilo. Però ande palla recuperata qua. Palla recuperata dall'Inter, che ora può andare con l'inerzia in avanti sull'entusiasmo di aver recuperato la partita. Mamma mia, ragazzi. Barella per Thuram, siamo già al limite dell'area, la palla è l'indietro, fallo, rigore, fallo su Dumfries, che era solo in area dopo un rimpallo favorevole. Qua è tutto da rivedere però, perché c'è un po' di cose che sono successe. Io dico che prima il tocco di mano e poi il fallo. Ma non fallo c'è di mano, scusate, questa non c'è il tocco di mano di Dumfries. Sì, se c'è però, il fallo lo vedono se adesso. Prima il fallo e poi il tocco di mano, è giusto il fallo. Perché Locatelli fa una scivolata. Sì, forse la tocca, però bisogna capire se prima la tocca Dumfries o prima c'è il fallo che bravo, subisce. Bravo, questa è la discriminante. Vediamo. Prima fallo. Forse arriva prima Kalulu su di lui, Non lo so, poi è quasi in contemporanea. Sì. No, è prima Kalulu. Prima il fallo di Kalulu e poi la mano di Dumfries. Prima Kalulu, ma UEA, ragazzi, chi è che fa prima Kalulu e poi mano. Ma poi che? Ma che intervento è di Kalulu? Ma Kalulu, sì. Mamma mia, che interventaccio di Kalulu, ragazzi. Che partita, ragazzi. Io non mi ricordo mai 35 minuti con 4-5 gol in più. Non ho capito se Locatelli e UEA provano a salvare il pallone andando in spaccata e danno il pallone un altro giro. Per quello Kalulu va fuori tempo. Mi pare che Locatelli. Nuovo Zielinski. Ragazzi, partita pazzesca. Potremmo essere al quinto gol in 37 minuti. Cioè, ragazzi, non da Inter-Juve. Un Inter-Juventus così, ragazzi, non me lo ricordo veramente. Zielinski per la seconda volta ancora sul Zielinski. Dischetto. Dai, regali. Vogliamo fare le cose in grandi in questa prima partita. VAR che conferma prima l'intervento di Kalulu e poi il fallo di mano di Dumfries. Giusto. Quindi corretta la decisione. Ma Cambiasso dice, ma cosa guida? Mo. Cioè, gli ha da tirato un calcione. Di nuovo, Zielinski contro Di Gregorio. Zielinski, 37esimo. Parte Zielinski, Zielinski contro Di Gregorio, tiro, gol! Zielinski la ribalta, incredibile, 1-0, 1-2, 3-2, pazzia San Siro, folle Inter-Juventus, Inter 3, Juventus 2. Pazzesco, pazza ragazzi. Inter. Quinto gol in 37 minuti, è un Inter-Juve che sembra non finire mai. Io ti dico una cosa, voglio rivedere l'intervento per cui sta lamentando tutta la panchina della Juve di Dumfries a metà campo quando riparte l'azione dell'Inter. Perché secondo me non è una spalata regolare quella. E l'azione parte da lì. Secondo me era, diretta mi è sembrato in anticipo Dumfries. A me in diretta mi è sembrato fallo. Non ce l'hanno fatto rivedere. Detto, quindi... No, io l'ho detto subito però. Ho detto la tocca è centrale, ma questa volta la angola. Zielinski indovina l'angolo di Gregorio, ma il tiro è forte, preciso, potente, insomma... qui davvero... Aveva toccata di Gregorio. Tocca la pizzica appena con la punta delle dita di Gregorio, ma insomma... Il rigore è molto ben calciato da parte di Zielinski e 3-2 Inter. Esulta Lady Octree in tribuna. Ragazzi, però io non ricordo un primo tempo di una partita di questo calibro dove due difensori tirano due calci a due giocatori della squadra avversaria. Non lo ricordo perché sono due rigori grossi come una casa, non puoi dire niente. Però sul secondo, sul primo c'è Danilo che fa una fesseria, qua sul secondo secondo me provano a rimediare a quella spaccata, non ho capito di chi, forse Locatelli mi pare. La rivedremo. Sì, è un intervento ma casuale. Voglio rivedere il fallo di Dumfries a metà perde campo. Perde ancora palla la Juve, attenzione, adesso Inter in avanti. La Juve è sotto shock. Con Mkhitaryan, Thuram fa passare il pallone con Barella che può crossare troppo forte. Chiudono tutto dietro Cambiasso e Di Gregorio. Folata offensiva prima di andare negli spogliatoi sul 3-2 per l'Inter che ha recuperato un'altra volta la partita. Inzaghi chiama il braccio qua di UEA che controlla, si porta sul limite dell'area, tiro! Mamma la cross dei pali, come ha fatto uscire questa? L'avevo vista dentro pure io. Anche bello. Sommer l'ha battezzata dentro. La palla è uscita di non so quanto perché da qua la percezione era del gol all'incrocio fortissimo, rientra bene UEA e calcia fortissimo all'incrocio destro. La palla esce, da qua non si capisce, ma Sommer ha la bocca aperta così, io pure,
esce veramente di un non nulla, mi sembra comunque una buona Juventus, abbiamo fatto dei disastri difensivi stasera, ma per adesso mi sembra una squadra che continua a reagire, bella partita per chi la guarda. Io sono d'accordo con quello che stavi dicendo adesso, perché poi lo spot del calcio è vero che diverte vedere 5 gol in un primo tempo, ma vuol dire che le due squadre hanno fatto degli errori in difesa per essere sul 3-2. Fine primo tempo. Finisce qui il primo tempo, avanti l'Inter per 3-2. Eccola qui la nuova classifica che abbiamo cambiato ormai tante volte nel corso dei primi 45 minuti. In questo momento Inter a quota 20, Juventus che torna a quota 16. Primo tempo che sorride all'Inter, in vantaggio con Zielinski, poi ha dovuto subire la rimonta bianconera con Vlahovic e Weah. Reazione Inter con Mkhitaryan e ancora Zielinski, due calci di rigore entrambi corretti, giustamente assegnati dall'arbitro guida. È un po' l'uomo dei rigori questa settimana, tra quelli in Champions League con l'Atletico Madrid, fonte di grande polemiche, in questo caso no, non poteva sbagliare, in questo caso anche lui poteva, anche lui li ha azzeccati. Ti dico soltanto, stai prendendo le pubblicità? No, ti dico soltanto che sta già montando un caso che io non ho visto, ma ci sono polemiche perché dicono che il tocco di mano sia in concomitanza col calcio. Io questa roba lo dico, non l'ho vista. A me interessa di più vedere come parte l'azione, perché secondo me Dumfries non entra in modo regolare a metà campo, però io quella roba di cui si parla qua, in questo caso non l'ho vista. Mi sembra, lo ripeto, che Kalulu calci prima Dumfries, prima che Dumfries tocchi la palla con la mano, però vi dico già che ci sono un sacco di siti che riportano questo tipo di cose che io, ripeto, non ho visto. Vabbè, poi ce la guarderemo con calma e la analizzeremo con dovizie di particolari. Credo che anche in questo caso sia per i varisti di facile lettura, perché insomma sono due eventi che è vero cadono a pochi centesimi di distanza l'uno dall'altro, però capire se c'è prima il calcio, il colpo di braccio, ci sono delle immagini talmente chiare, talmente pulite che... Quello sì, no. Va detto che sono stati capaci anche di sbagliare queste cose, quindi sì, questi qua sono due arbitri scarsi. Però in questo caso nessuno di noi l'ha notata con grande evidenza non di questa cosa, però anche lui... quando abbiamo rivisto il replay la sensazione resta quella del prima il calcio e poi il tocco. Esatto. Sì, di poco, ho detto subito, cioè, volevo capire, non si capiva, poi il primo replay mi dava l'impressione prima il calcio, però siamo al limite proprio, non lo so, forse lì. Rivederle un paio di volte adesso a freddo ci farebbe bene. Ripeto, allora, io voglio vedere, siccome tra poco le rivedremo, certo. Intanto iniziamo a smarcare gli up and down, così facciamo quelli e poi eventualmente, se dovessero arrivare le immagini di riassunto del primo tempo, le potremo analizzare con calma. Partiamo dall'Inter, Michi. Va bene, allora. Thuram sicuramente migliore in campo, ma per distacco proprio, anche se solo il primo tempo gli do un bel 7,5. Sta creando sconquassi nella difesa della Juventus, si procura il primo rigore, è sempre pericoloso, inventa giocate, salta l'uomo, si allarga, svaria. 7,5 per Thuram. Poi allora Zielinski in fase difensiva non mi è piaciuto, però uno che calcia due rigori, li segna tutti e due all'esordio con la maglia, un bel 7 lo prende. Ci sta. Lo prende. E poi come terzo diamo un 6,5, sai che è difficile. Bastoni per gli interventi difensivi che va bene Bastoni, perché è l'unico che salvo della difesa, e quindi Bastoni 6,5 va bene, sì. Poi i down qua non ce ne sono. Di Marco non è brillantissimo stasera. No, da quella parte. Allora, Mkhitaryan si salva perché ha segnato. Se no rischiava. Allora, intanto De Vrij gli do subito un 5 pieno. Non mi è piaciuto per niente. Non, per senza personalità, non richiama gli altri, non si attacca all'uomo. Pavard, male pure lui. 5 pure per Pavard. E poi il terzo mettiamo Lautaro. Mettiamo Lautaro, gli diamo 5,5. Generoso. E siamo pure un po' generosi, sì. 5 quindi De Vrij, 5 Pavard e 5,5 Lautaro. Ok, questi sono gli up and down, sponda nera-azzurra, credo nulla da dire sul 7,5 Thuram, decisamente il migliore in campo dei suoi. No. Sì, nel senso che è giustissimo, non sono d'accordo. Non sono d'accordo sul Lautaro 5,5. Troppo? Meno. Madonna. Poi fa una partita da 4,5. Non si è visto. Vabbè, poi tanto ci torneremo. E non ci dimentichiamo che la palla persa sull'anticipo di Danilo. Lui rimane per terra perché perde la palla e fa la scena. È vero, quello è vero. Vi ricordo che poi noi termineremo la prima parte della trasmissione alle 20:15. Ci prendiamo un quarto d'ora di break. Alle 20:30 ci sarà Claudio Barchino con i suoi ospiti per analizzare tutto quello che è successo in Inter-Juve con le conferenze stampa, i due allenatori e due giocatori,
Quindi quattro conferenze stampa in diretta dalla sala stampa di San Siro, assolutamente da guardare, da gustarci tutti quanti assieme. Intanto stiamo riguardando il riassunto del primo tempo. Sul primo rigore, appunto, abbiamo detto non ci sono assolutamente dubbi. Zero. E quindi ma per me neanche sul secondo, Franci. E non lo so, adesso con però, calma... Cioè, non sul fallo, ma sulla possibilità che ci possa essere. Però no, c'è il VAR, secondo me, su cosa avviene prima e avviene dopo. Sto periodo qua, Michele, mi fido molto poco di quello che guardano l'indietro. Molto poco, molto poco, molto poco. Sai che è Zielinski che si perde McKennie e non Mkhitaryan? Perché Mkhitaryan è uscito ma su cambiato. Ma che De Vrij se lo perde. Sì, esatto. De Vrij lo lascia andare guarda prima nella sua zona di campo. Guarda prima che arriva la palla a Cabal... Sì, però De Vrij resta dietro quando lui fa il movimento, il difensore sì, centrale. Sì, ma De Vrij deve... pensa di aver fatto il fuorigioco. Capito, cioè secondo gol, vabbè, è lì. Ma anche è... sul secondo, ma Pavard, ma Zeli, ma perché, scusa, UEA lo marcano davanti? Cioè, è un modo sì, di marcare proprio. Però l'errore macroscopico è Mkhitaryan che si fa saltare sì, però Mkhitaryan si fa saltare guarda, quello guarda, è più forte nel dribbling, diciamo. Anche Mkhitaryan, Zielinski, guarda Zielinski che c'era lì. Ma mentre Mkhitaryan non è un errore, cioè Mkhitaryan ti salta perché è più bravo a fare una giocata. Gli altri invece fanno un errore di posizione, ma tanti, sia Pavard, sia De Vrij, sia Zielinski, tutti fuori posizione. UEA che taglia da sinistra al centro. È il tuo, Pavard, non puoi rimanere largo. Però, vabbè. Qui la difesa della Juventus è assolutamente generosa nelle maglie larghe che permettono a Mkhitaryan di quei trovare... Sono Kalulu e Cambiaso. Sì, ma è Danilo visto. Che gli sta addosso. No, Danilo si ferma perché vede gli altri due e dice adesso guarda, guarda la spaccata di UEA, hai visto? UEA. Sì, sì. Sul rigore. Infatti si mette le mani nei capelli, però io da qua, ripeto, io continuo a pensare che il rigore sia netto perché la mano tocca il pallone, ma io non... Da qua non si vede, non è un replay. L'impressione è quella, bisognerebbe guardare, come diceva Francesco. Fermare l'immagine. Sì. Ma adesso questa sì, però... Tanto verranno fuori. Mi diceva Francesco, parlava di un intervento antecedente Dumfries, a metà campo. Sì. Quindi lì da... Quello, da... Mi, quello ho più dubbio esatto, su quello. Da capire. Intanto i tuoi di up and down della Juventus, Francesco. Allora, come app ovviamente metto... Guarda, con 6 Sao, con 7,5 perché è devastante su quella corsia. Vale 7,5 di Turan dall'altra sì, parte, sì, insomma, anche perché lui... è quello che fa partire l'azione del 2-1 e comunque ha fatto anche subito dopo un tiro parato da Sommer sul 2-1 rischiamo di trovare il terzo gol perché calcia sul primo palo 7,5 partita secondo me ineccepibile. L'altro è Vlahovic che si sblocca a San Siro e fa un gol importante che riporta la partita in pareggio in quel momento quindi 6,5 anche lui fa un gol facile quindi non posso dargli 8 e l'altro è McKennie che mette dentro un pallone e fa una grande giocata offensiva per il suo compagno e fa anche delle giocate di sostanza in mezzo al campo durante i 45 minuti. Quindi Vlahovic 6,5, McKennie 7. Io giù devo mettere tutti e due i centrali difensivi che regalano due rigori all'Inter con 4,5 Danilo e 5 Kalulu. È il primo voto insufficiente della stagione per Kalulu, ma in questo momento pesa. Come pesa anche la deviazione UEA che va a sporcare quel pallone che gli toglie un'ottima sufficienza perché era lui ad aver fatto il gol del 2-1, ma quel pallone sporcato in area di rigore così non lo devi mai fare. Infatti non è un difensore, lo si vede perché... si butta a pesce su questa palla a gambe aperte, devia il pallone, mette in difficoltà Kalulu che risbaglia e quindi Kalulu anche lui merita 5. Va bene, quindi Kalulu 5 e il terzo, scusami, UEA hai detto? Sì, UEA 5 anche lui. UEA 5 anche lui per l'errore. Ah, una cosa su. Secondo me, sposto fra... Certo, però ha fatto un gol. Fagioli io l'avrei messo nei down più di UEA. Cioè, se l'Inter male, ha giocato Fagioli male, ma in 10 perché Lautaro non si è visto, Fagioli sì. Dov'era in campo questa male, partita? Sono d'accordo con te, però devo metterne 3 e per me UEA fa una cosa che... Però istintivamente non però, ci vai lì? No, non così, non in quel punto del campo su un cross di quel genere. Cioè non sei a 20 metri da porta, a 30, sei in area di rigore. Se la palla devi in un altro modo la butti in porta. Per me è un'entrata che non devi fare. Non è un terzino, non è un difensore, ragazzi, si vede in questa azione. Per me lui prende 5, Fagioli gioca comunque da 5-5,5, anche lui non è sufficiente, sono d'accordo con te su questo. Assolutamente. Fa Vlahovic perché quella era... Quanto manca Kobbenes in questa partita? E io cambierei Fagioli con Thuram adesso, sinceramente. E Gatti con Danilo, perché sì, Danilo Fagioli non sta in piedi. Con Thuram e Gatti. Io farei Fagioli con Thuram, mettendo però McKennie a fare il rifinitore davanti perché sì, è vero che McKennie fa sta. Una gran bella certo. Partita però nelle poche azioni di ripartenza dell'Inter concesse c'è sempre lui che è più avanti sì, di sì, tanto di Locatelli vede, e quindi gli spazi è uno che vede lì. La porta ci si butta in area di rigore lo fa volentieri quindi meglio avere quindi un equilibratore sta, dietro e però lui Fagioli un lo sposto indietro e non lo lascio in campo perché oggi non sta piacendo e metto Thuram comunque ieri McKennie ha detto questa è la mia partita preferita un'atmosfera incredibile ogni volta Inter-Juventus McKennie qualcosa la fa mi ricordo una volta un gol un'altra volta l'anno scorso sì. Creò quella superiorità con Vlahovic che poi si mangiò il possibile vantaggio oggi di nuovo ha fatto l'assist a Vlahovic
McKennie è un giocatore che forse noi, parlo per me, lo sottovalutiamo un po'. Poi Thiago Motta a un certo punto della stagione ha detto, devo dire che è piaciuto in una partita di recupero che aveva fatto. Perché è duttile. Ha detto, per me è un giocatore che fa quel tipo di recupero, certo. Ha capito cosa intendo io, lo spirito di squadra. È forse il miglior centrocampista della Juve quest'anno. Gli hanno già rinnovato il contratto? No, lui ha un contratto per quest'anno, ha con 6 Sao, sto cercando di farlo già adesso per tenerselo senza andare su Giugno. Il problema è che tu oggi, se avessi nei cambi, metti che Cobbenes non stia benissimo, ma ce l'hai. Tu adesso dopo un primo tempo leggeri i fagioli, metti Cobbenes e cambiano tanto le carte. Ma anche quella che doveva essere Douglas Luiz, che sulla carta doveva essere un elemento. Sì, però lui al momento è un giocatore che sta facendo solo danni. Sì, sì. In un certo senso, Cobbenes non ha fatto solo danni, anzi. Partendo dal 3-2 per l'Inter, sì. Forse può starci anche Ildiz trequartista, che sì, tra l'altro per me sì, è il suo ruolo. Sì, tu hai comunque molto la carta di più Ildiz, che d'esterno. Tira via Fagioli, metti Ildiz, poi se ti serve, se riesci a riequilibrare la partita, adesso penso che ma Ildiz, ma anche Ildiz ti fa la fase offensiva. Offensiva, da trequartista dietro a Vlahovic. Difensiva, scusate. Tanto Fagioli non ha fatto niente. Quindi, no. Se poi comunque lui non è sotto 3-2, ma Fagioli le migliori partite forse le ha fatte la mossa più sensata potrebbe essere quando Ildiz. Gioca che sì, lui imposta. Sì, ma anche perché Locatelli e Fagioli sono i due che hanno giocato insieme a Lipsia, che ha fatto benissimo in mezzo, e quindi sono d'accordo su questa. Perché Ildiz è più un trequartista o una punta che un esterno. È più mezzala Locatelli oggi di Fagioli, perché Locatelli il gol ce l'ha. Comunque siamo d'accordo nel dire che è un primo tempo bellissimo, furio. Magari non per i tifosi delle due squadre che hanno visto scempiaggini da una parte all'altra, ma per lo spettatore che guarda allo stadio Inter Juve 5 gol, insomma, dai. Una partita che si ricorda questa. Cioè rispetto a Inter Juve di solito sono partite magari collose, nervose, difficili. No, noi eravamo abituati. Se mi fa un paio di regali anche Michele con un paio di calcioni li prendo volentieri. Io li preferisco. No, ti dico, per esempio, Inzaghi ieri citava 10 volte ha giocato quando c'è lui sulla panchina dell'Inter con la Juventus. L'Inter 2 le ha vinte ai supplementari. Le 3 che ha vinto, 1-0, 1-0, 0-1, sempre tiratissime. Cioè, questa è una novità. Posso dirti una cosa? Perché c'era un allenatore che ci stava attento. Ah, no, certo. Posso dirti una cosa? Sì. Sul 2-1 puoi anche avere un po' meno smania di attaccare così tanto. Ah, vero. Puoi averla, perché la ribalti a San Siro contro una squadra che è più forte di te da 3 anni, non hai per forza l'obbligo di dover andare a fargli il terzo gol che con Gossetano ci va anche vicino, ma perché poi succede questo, si allungano molto le squadre quando sono ripartiti. Io ho detto subito siamo in 5 davanti e 4 dietro. Ah, occhio. Visto adesso lo faccio. Sì, no, gliel'ho fatto vedere anche io. E quindi ma anche di gamba. Mi sembra va sul abbastanza pallone, regolare visto qua. Non avrei a volte, secondo me, bisogna un po' di più imparare a gestire in alcuni frangenti della partita, magari li attacchi dopo 10 minuti e aspetti. Corretta, che è clamoroso per la Juve di quest'anno, questo tipo, perché alla fine hanno sempre avuto la palla, è la squadra che ha più possesso. Ma anche perché se finisce 5-4 per l'Inter, ti diverti chi? A prendere 4 per l'Inter? Però come io e 5-2 vinci. Cioè, però come avevamo detto prima, cioè, sono due calcioni che alla fine sono errori individuali. Sì, è vero. Cioè, l'Inter ha fatto errori di reparti in difesa, la Juve ha fatto errori individuali. Però la Juve ha fatto giocate per andare al gol. Ma clamorosi. La Juve ha creato gioco per fare gol. Questo sto dicendo. E poi ha fatto. Il problema è che, secondo me, in alcuni momenti, anche se uno. Io non sto. Qua non voglio tornare, perché poi da casa uno può pensare che. Ah, vedi, lui preferiva Allegri. Non è questo il discorso, anche perché io non preferisco Allegri, preferisco la Juve. Se vuoi, lo dico io. Però ti dico una cosa. Ci sono momenti delle partite che tu devi gestire. E questa è una cosa che farà parte della crescita, quindi dopo 2 mesi non glielo puoi chiedere. Ah, però aspetta, la squadra 3-2 Inter, 5 gol in 45 minuti, davvero. Adesso statistiche alla mano, andremo a cercare di capire da quanto non succedeva che in un Inter-Juventus ci potessero essere dei numeri così importanti. Ovviamente adesso si riparte con l'Inter in possesso. L'Inter in possesso con De Vrij, non ci sono stati cambi, quindi l'Inter è di nuovo con Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries e Di Marco esterni, Barella, Zielinski, Mkhitaryan a centrocampo. Per la prima volta nella storia, te lo dico già, per la prima volta nella storia la sfida tra Inter e Juve ha visto segnare 5 gol nel corso del primo tempo. Non era mai capitato. Soprattutto con Allegri. Veramente, insomma, ci siamo resi conto che in qualche modo eravamo di fronte a qualcosa di importante. Addirittura vale la pena di scomodare l'aggettivo storico, perché effettivamente mai nella storia della Serie A era successo che ci fossero 5 gol in un solo tempo tra Inter e Juventus. Ma non magari quel famoso 9-1... ti ricordi del 61 gol di Sivori? Sì, 61, sì. No, vabbè, ho capito, però. No, tu dici quanti gol ci sono stati, il numero di gol. Lo andiamo subito a trovare. Stiamo andando a farlo. Intanto recupera la palla Cambiaso come in rimessa laterale vicino alla nostra area di rigore.
cambi non ci sono stati né nell'Inter né nella Juventus. Cambiaso serve all'indietro Kalulu, che deve appoggiare per Cambiaso di nuovo. Scambiano bene i due, poi si va in avanti con un pallone lungo per cercare di non rischiare di perdere palla lì. Arriva Zielinski che regala il pallone e poi a Conceição. Rimessa tra la Juve, sulla linea di metà campo. Lascia poi Conceição a McKennie, che recupera palla seguito a ruota da Di Marco, attaccato a lui. Cambiaso, Danilo, si torna all'indietro, si riparte dal basso. No, ti confermo, furono tre gol in quel primo tempo. Ah, solo tre. Quindi furono sette nel secondo? Sì. No, sì. Juve. Sei più uno. Finì 3-0 per la Juve con tripletta di Sivori, se i numeri sono corretti. Sei gol segna Sivori, sì, sì. Sì, sì, però di cui tre nel primo tempo. Quindi primo tempo era 3-0. Contro l'Inter primavera, ovviamente. Oh, giù quella l'uno lo segnò Mazzola. Cabal, sì. Giro palla all'indietro. Calcio di rigore. Era Pedro Fagioli, non lo serve il compagno di squadra. Locatelli torna addirittura da Di Gregorio. Pallone sul dischetto. Lautaro va a passare. McKennie allarga sulla destra per Cambiaso. Gestione della palla in area di rigore con l'Inter che pressa. In pressione alta Di Gregorio, poi qua la lancia lunga per evitare problemi. Recupera la palla, comunque, l'Inter per un Cabal. Attimo. Ci arriva prima lui. Pallone su Conceição che perde lo mismatch con Pavard di testa. Ora l'Inter con Barella che sventaglia a sinistra per Di Marco. Forse è troppo lunga la palla, in effetti non ci può arrivare. Palla fuori. Fallo laterale per la Juventus. Sì, intanto guardo Frattesi che si sta scaldando. Fammi finire il discorso di prima su Thiago Motta, dato che l'avevamo lasciato indietro. In realtà lui l'anno scorso la gestione delle partite importanti, è vero che era il Bologna e non la Juventus, ce l'aveva. Ad esempio nell'Inter-Juventus e l'Inter-Bologna a San Siro, 2-2, ti ricordi, il rigore sì. Era sotto 2-0, è arrivato 2-2. Poi ha fatto una partita enormemente di Conceição. Occhio che ruba palla Conceição, scusami. Poi ripartire la Juve in break, grandissima giocata di Conceição che ruba palla a Bastoni. Può dare il pallone sulla destra Vlahović, un po' corto, bravo De Vrij a leggere la traiettoria e prendere il pallone. Peccato l'ultimo passaggio non era giusto. E qua ottimo intervento di De Vrij che De Vrij, pareggia. Quando Conceição parte palla al piede è veramente Speedy Gonzalez. Sì. Anche lì però Bastoni un po' una leggerezza perché sottovaluta secondo me l'avversario che gli è vicino. C'è uno scontro e punizione per l'Inter. C'è Danilo che è veramente in grande difficoltà, ragazzi. No, ma ragazzi, non può giocare in queste condizioni. Però, ragazzi, non riesco a capire com'è possibile. Nonostante la possibilità da parte di Thiago Motta, Gatti non è entrato. Non sta vincendo un duello fisico mai da due partite. Hai Cabal volendo che può fare anche il centrale, hai Gatti che è in panchina. Io mi auguro che non ci siano problemi di altro tipo con Gatti, sono sincero. Perché la cosa una voce c'era l'Inter con Lautaro che prova a servire Di Marco, ci riesce Di Marco sul sinistro, il tiro di Gregorio, ancora Inter, liscia la palla Dumfries, Lautaro sulla ribattuta, ancora per Dumfries, esce Locatelli. Di Gregorio, la Juve si salva. Wea. Qui ragazzi Dumfries si è mangiato un gol. Ho temuto casa, per un altro rigore per un istante perché stava arrivando un giocatore della Juve a dare un calcione a quello dell'Inter e poi si è fermato. Vabbè, che tutta la sera si divertono a prendere, cioè così, Ale. Ma ragazzi siamo in vera, no, regali, più che altro secondo me è clamoroso Dumfries. Il mancato tapin di Dumfries. Sul tiro di Di Marco, Di Gregorio respinge, arriva Dumfries che non la prende. Sì, la respinge anche fuori, riesce a respingere almeno. Però se ce lo fanno vedere per la palla di Lautaro per regolare perché Danilo tiene in gioco. Di Marco da lì, insomma, tira perché sta arrivando. Sì, ma qui Dumfries, ragazzi. Dumfries ha un match point che è grande come una casa. La lisciata, ragazzi, la lisciata. Completamente. Mamma di sinistro, liscia. Lautaro non se l'aspettava, era dietro di lui, diceva non è possibile, la palla è ancora qua. Calcio d'angolo per l'Inter, o fallo laterale? Calcio d'angolo, infatti c'è Di Marco sulla palla. 5 minuti in questo secondo tempo, Inter che ha avuto già una grandissima occasione, ancora difese un po' così da tutte e due le parti. Di Marco che ora chiama lo schema, vediamo se la dà sul primo, sul secondo, sul primo, troppo basso, battuto male stavolta il calcio d'angolo dall'Inter, Mkhitaryan di testa. No. Alimenta l'azione proprio dalle parti di Dumfries che però si fa sfuggire ancora una volta il pallone. Cabal recupera la palla, Conceição in qualche modo la rimette in mezzo con una giocata all'indietro. Bravo De Vrij, che qui anticipa tutti e la dà a Pavard. L'Inter ora, soprattutto in De Vrij, deve avere un baluardo un po' più sereno, tranquillo, che sa gestire le situazioni difficili, come non è stato nel primo tempo, dove veramente l'Inter ha dato un'idea di fragilità difensiva troppo grande per essere la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. Ora prova a rimettere ordine un po' anche la difesa con i centrocampisti Zielinski e Barella che vanno ad aiutare. Come dicevate prima, si sta scaldando Frattesi, sicuramente sarà un cambio e probabilmente lì andrà Barella al centro, a meno che qualche altro centrocampista non stia al 100%, ma credo più Zielinski sarà ad uscire. Ora Barella, Inter che ancora si prende dei rischi nella partenza dal basso, Barella la ridà a Sommer che deve finalmente lanciare lungo una volta ogni tanto, può succedere, tra l'altro per Thuram che se ne va, subisce il fallo, resiste, poi gli viene fischiato il fallo, giusto.
è ammonito, ragazzi, Danilo, ragazzi, che protesta, Danilo, ma Danilo non lo tiene mai. Danilo non tiene nessuno, deve uscire ora dal campo immediatamente. Perde tutti i contrasti di gioco con Thuram, che è fortissimo. È disperato. Però ti posso dire che è più colpa dell'allenatore in questo caso? Io, ragazzi, perché è uno che non ce la fa, che ti deve fare. È visibilissimo che è in difficoltà, non da oggi. Dallo Stoccarda, fa dei disastri. Ora è anche ammonito. Fa dei disastri. In questo momento, se non è completamente folle Thiago Motta, tra due minuti manda dentro Gatti o chi per esso. Io non sono convinto che lo faccia, Gatti non sta scaldando. Ancora Inter che prova ora da destra, ma banalmente perde la palla Barella. Poi Dumfries la recupera per un attimo, ora di nuovo Barella che con un colpo di tacco restituisce la palla a Dumfries. Thuram chiama il triangolo Dumfries, ma Thuram va da Mkhitaryan che allarga per Lautaro, ancora per Mkhitaryan che si inserisce in aria, se l'allunga di un pochissimo. Cambiato, bravissimo qua a chiudere. Poi calcio d'angolo. Ne aveva la giocata dell'Inter con molta facilità. Qui Cambiaso però... spazzala via, cioè gli ha regalato un calcio d'angolo, aveva, gliel'hanno portata fuori, c'aveva anche Di Marco, sì, ma buttala fuori così facendo regalato, due ha regalato di fianco un calcio d'angolo all'Inter di che rischia di essere pericolosissimo. Calcio d'angolo per l'Inter, intanto arrivano i dati degli spettatori, 75.056 per un incasso di 7.600.000, secondo della storia Serie A dopo il derby di quest'anno. Calcio d'angolo alla destra di Di Gregorio, palla che spiove in area, ancora palla che resta da Dumfries, il tiro di Dumfries, gol! Denzelone l'ha messa! Dopo due tentativi c'è riuscito di destra in diagonale! Mamma mia, ragazzi, Internazionale 4, Juventus 2! Mamma che partita! 6 gol a San Siro, Inter che è partita forte in questo secondo tempo, Danilo in grande difficoltà al centro della difesa e ora l'Inter allunga per la prima volta in questa partita, più 2, 4-2! E questo è un break importante, dopo 8 minuti nel corso del secondo tempo arriva il poker dell'Inter calato sulla Juventus a segnare Denzel Dumfries che due minuti fa aveva avuto sul destro la palla del possibile 4-2, lo fa ora su questo calcio d'angolo, dicevamo insomma il rischio che si è preso Cambiaso nel portar palle, nel regalare un angolo alla Juve, sui cui sviluppi è arrivato. Chi è che serve dal pallone a Dumfries? Danilo. Vabbè, ma lì stava però spazzando. Lì è sfortuna, dai. Ragazzi, ma non ne sta girando mezza in questo senso Danilo, non deve stare in campo. Ma Danilo si è alzato anche male. È inutile che continuiamo a discutere. Fa un rigore, fa disastri qua, regala i palloni, gli mette il pallone in mezzo. Cioè, ammonito. Non ne sta combinando mezza. Qui si è alzato. Io ora questa, io vi dico una cosa, ragazzi. Siamo al 54esimo? Sì. Se non cambia qualcosa qua finisce malissimo. Ma non male. Malissimo vuol dire imbarcata. Perché la Juve non sta difendendo stasera in modo normale. Sì. Sono tutti scollegati. Danilo non fa più reparto. Non è un punto di riferimento per i compagni. Anche qua Cambiaso giustamente dice Fra non la butta in rimessa laterale, la tiene ma lì, perché si prende ce un calcio d'angolo. In mezzo a due, in mezzo a due. Sì, la Juventus fa la difesa a uno, c'è solo Kalulu. Esatto, non puoi difendere così. Non puoi difendere così e non puoi gestire una partita in questo senso. Quando eri sul 2-1 andava a gestire in un altro modo. Io continuo specialmente il fatto che la Juventus in 8 giornate di campionato prende un gol. Sì, qua ne prende e oggi ne prende 4. Sì, ne prende anche 2 su rigore però. Però, per come li prende i rigori però? Perché due giocatori fanno due robe assurde, cioè sì, sembra la fiera delle cose che non erano capitate neanche queste. Non so neanche di scrivervela, ragazzi. Cioè, tutto forse quello che la pressione la stanno iniziando a sentire. Non lo so. Sicuramente 4 gol nessuno penso l'avrebbe messo in preventivo da parte della difesa della Juve. Adesso vediamo se in qualche modo almeno l'attacco riuscirà in qualche modo a dare una sferzata. Per Cambiaso, Danilo ancora. Alza baricentro la Juve in questo caso con Cabal sulla sinistra, scambia con Vlahovic, torna indietro ancora da UEA. L'avevamo ribaltata e siamo riusciti a prendere 3 gol. Si allarga sulla destra per Cambiaso, attacca ancora la Juve. Pallone per Conceição, punta Di Marco, va sul sinistro, scambia con McKennie. Ancora Conceição che rimane in piedi. Bravo Michi a recuperare si palla per lo stesso. Attimo. Danilo, Locatelli, tre quarti di sinistra, insiste la Juve, pallone dentro per Cabal che prova a saltare Dumfries, è bravissimo, togli la palla. Io fossi in Thiago Motta adesso faccio. Occhio al pallone che rimane ancora lì. UEA con Conceição a ridosso dell'area di rigore, fuori per Cambiaso, troppo largo il pallone, c'è Di Marco davanti a lui che prende la palla e va via. No. Fossi in Thiago Motta adesso proverei qualcosa di straordinario, nel senso stai prendendo 4-2. Ildiz al posto di Fagioli, Thuram. Che sia la prima. Thuram al posto di McKennie, così hai un filtro doppio. E poi Savona o chi per esso indietro al posto di Danilo con Cabal, che per lui è sempre detto che è un difensore centrale. Ma Gatti, in panchina. Fa niente, è meglio avere un esterno che spinga di più rispetto a Cabal, così ma hai Cambiaso e Savona in questo momento. Savona e metti Cabal in mezzo. Poi se sei vuoi metti anche Gatti dopo. Se metti Savona adesso, come va in bambola anche lui? Devi mettere un giocatore che sia... Però proprio per questo, proprio perché sei sotto 4-2, meglio avere la freschezza di qualcuno che magari...
è più libero mentalmente di quelli che invece adesso stanno subendo. E poi finisci a tanto a poco. Io questo temo in questo momento, perché la Juve è vero che continua ad attaccare, ma vedi che è sbilanciatissima. Cambiaso prende palla, adesso proviamo ancora ad attaccare. Locatelli allarga sulla destra per Conceição, c'è Mkhitaryan che va a chiudere, la palla finisce davanti proprio agli occhi di Thiago Motta, che la recupera, la serve al suo giocatore, che può ripartire sulla destra, inquadrato Giuntoli, anche Chiellini, in tribuna intanto. Che su Giuntoli bisognerebbe dire qualcosa, però magari lo diciamo alla fine. Kalulu. Bene, insomma, questo momento una Juve in grosse difficoltà. È vero che ci sono tanti infortuni. La cosa strana è che quando Danilo ha preso quella botta all'inizio della partita, Gatti si stava scaldando per entrare, quindi vuol dire che può giocare, se no non si scalda al quinto minuto di gioco per entrare. Secondo me è un... Calulu sulla destra per cambiare, c'è poi spazio, perché l'Inter lascia comunque spazio alla Juve per attaccare. Pallone dentro per McKennie, prova il colpo di tacco per Vlahovic, che chiude poi, De Vrij in calcio d'angolo, corner per la Juve. L'Inter anche lei non difende benissimo, no. La Juve ne ha avuto di occasioni comunque per segnare il terzo gol. Ma Zielinski, è sempre Zielinski che si perde McKennie. Ma stiamo facendo tanti disastri da soli, tanti, troppi in fase difensiva. Siamo diventati il contrario di quello che eravamo fino alla partita, fino a prima della partita col Cagliari. Il Leeds pronto a entrare. Però si batte prima l'angolo. E guarda caso quella partita coincide con l'infortunio di Bremer. C'è cambiato la bandierina. C'è anche con Seisau vicino, però non credo che servirà al compagno di gioco portoghese. Metterà il pallone dentro. Primo palo, pallone basso. Qua Mkhitaryan è bravo. Recupera ancora con Seisau, che la rimette dentro in qualche modo. La palla va direttamente sul fondo. Vediamo adesso chi uscirà. Per me Fagioli, Fagioli è scontato. Al massimo Locatelli. Savona e Ildiz entrano. Attenzione, ragazzi, mi ha ascoltato. Lo stavo ascoltando, ma mi siete andati sopra con la voce. Ildiz e Fagioli entrano. Uno sicuramente Fagioli e l'altro non ho capito chi è. Per il secondo giallo? Savona per Danilo. Perché attenzione, Lautaro lancia Thuram, poi si vedrà se fuori gioco o no. Intanto l'arbitro lascia correre con Thuram, che punta ancora Danilo, se la porta sul destro. Thuram lo salta, alza la testa, rinviene la difesa. Spreca un po' qua Thuram, poi il cross, Murato. Ma è fuori gioco di 20 metri, ragazzi. Sì, è fuori gioco di 15 metri. L'ha alzata adesso. L'alzata in ritardo. E lascia andare avanti per la regola del vantaggio. Qui è giallo per Pavar. Giusto. Inevitabile. Come fai a non vedere un fuori gioco del genere? Entrerà Bissek dopo per Pavar. No, l'ha visto, ma per il classico regolamento che si sono dati, lasci correre, non annullare. Ma un conto è un dubbio, un conto è una roba del genere. Sembrava oltre. Rischi di fare dei falli, di infortunare i giocatori sia di una che dell'altra squadra. Cioè, è troppo. Beh, guarda caso, Pavar si prende un giallo per questo motivo, no? Esatto. Per dire, perché comunque se avesse fischiato il fuorigioco, Pavar non sarebbe stato costretto ad intervenire. Con Seisau, sempre sulla destra. Cambiaso. Cambia campo dalla parte opposta per Cabal, che mette giù il pallone bene. Non serve poi Weah. Ma Vlahovic, che Locatelli. Gira dentro la rigore, Locatelli gira, mette il pallone dentro, arriva Cambiaso, fuori dall'area di rigore, stoppa per Conceição, che può puntare Di Marco, ne ha due davanti, doppio guizzo, pallone sul destro, poi sul sinistro, pallone dentro, Vlahovic la spizza, la toglie al suo compagno di squadra, perché il pallone stava arrivando dietro, dove aveva un giocatore da solo, Vlahovic era marcato davanti al portiere, in area piccola, da un giocatore dell'Inter, alle sue spalle c'era un giocatore completamente solo, non so se Weah o Cabal, che avrebbe potuto calciare a botta sicura da lì. Vlahovic togliendo il pallone, stoppando il pallone, lo toglie a compagno di squadra. Clamoroso. E quindi non serve la Juve questa giocata. Anzi, fa una fase difensiva in questo caso Vlahovic, fa il contrario, si stanno scaldando. Sì. Anzi, guardate ancora a bordo campo Savona, il Diz pronto ad entrare. Cambiaso. Non ho capito chi non ce la fa. Conceição ancora, in area di rigore. Funambolico, calcio ancora, deviazione, altro angolo. D'angolo. Migliore in campo della Juve in assoluto per è l'unico che sta facendo cose, Conceição, no, però Locatelli. Dico, Conceição è l'unico che ti dà l'impressione di poter accendere un po' davvero la luce nell'attacco della Juventus. È differente. Vlahovic è stato veramente maldestro. Vlahovic ha fatto un disastro, ragazzi. Quello che fa Vlahovic qua equivale a una parata di rigore, perché toglie una palla al suo compagno. Conceição ancora. Va sul fondo col destro, pallone dietro per Kalulu, che calcia deviazione, calcio d'angolo di nuovo. Thuram che riesce a intervenire. Ma io è viva, nonostante il 4-2 è viva. Sì, sì. Infatti sono le difese delle squadre che non sono vive. È un peccato che non... Infatti questo mi preoccupa, che vuol dire che il Napoli sta a un altro livello in questo momento. Occhio all'angolo ancora, 60esimo di gioco. Richiama lo schema Cambiaso, ma deve calciarla meglio dell'ultima. Pallone dentro, ancora corto. La mette fuori Mkhitaryan in qualche modo. La palla arriva dall'altra parte, dove c'è UEA. Rimessa laterale per la Juve. Ci sarà il cambio adesso? Infatti sto aspettando quello. Dopo prima di andare adesso in pubblicità, vediamo un pochino, eccoli qua, vai, almeno li diamo e poi ci fermiamo. Savona e il Diz, perché quello che sta uscendo al posto di Savona non sta bene, una Fagioli, l'avevamo già detto, e l'altro è UEA. Ah, e mette... fatto male UEA pure, eh? Siamo a posto, direi che siamo a cavallo. Tu dici che è motivo per un infortunio? No, non si sentiva bene. Savona per problema fisico. E come li mette? Ah, Cambiaso al centro campo. No, va a fare Cambiaso la sinistra.
Sposta cambiato, no, a sinistra. Oppure esatto. Indice a sinistra. E va bene, doppio cambio nella Juve, mezz'ora alla fine. Niente, previsto, esce Pavard, ammonito, entra Bissek. Questa era facile. Ha storto un po' il naso Pavard, non era contento del cambio. Non era contento, però, allora, primo tempo... Non conosce il suo allenatore. Primo tempo, brutto, si è ammonito, cambio ci sta. Savona, cambio di cambio per Kalulu. Brutto stop. Kalulu mi sembra. Poi difficoltà qui, Kalulu. Non lucidissimo questa sera. Sì, ha una pallaccia, uscita, però Savona che... Calcio angolo? È uscito. Angolo. Ha regalato l'angolo. Se l'è portata fuori, Kalulu. Niente, l'Inter, la Juventus ama fare regali. regali di calci d'angolo. Due rigori, due calci d'angolo. Cioè, è proprio una roba... Natale in anticipo. No, più che altro è preoccupante a livello di testa perché questa squadra, ripeto, da quando ha perso la difesa titolare Bremer Gatti, ha cominciato a prendere... È un altro pianeta. Questo non è poco. Questo per confermare... Per oggi. Confermare che i giocatori nel calcio non sono dei dettagli, ma io sono d'accordissimo con te. Perché a volte no, si però oggi, se non è sul 2-1, continua a ripetere: devi gestire in un altro modo. Non hai bisogno di fare il 3-1 per forza. Calcio d'angolo, lo batte Di Marco. Palla che spiove in area, lunga sia per Dumfries che per Turam. Ma arriva Barella, il tiro deviato di Gregorio. Ragazzi, miracolo in angolo, no? C'è tutto verso la porta. Si dispera Barella. C'era calamita addosso di Gregorio. La deviazione di qualcuno sulla traiettoria ha portato Di Gregorio a dover fare una grandissima parata. Rivediamo il tiro di Barella, deviato da chi? Allora, Barella che carica il destro, il tacco forse Locatelli. Di Locatelli. No, Locatelli è lì. No, allora McKennie. Caspita, forse McKennie vola, che involontariamente la tocca. Volo, gran parata, ma mi sembrava proprio esserci a prescindere. Occhio calcio d'angolo ancora di Marco, palla in mezzo, arriva De Vrij, respinta ancora De Vrij alto! E qua un po' se l'è mangiato, perché non è marcato e se tiene la palla bassa, infatti si arrabbia De Vrij, dice dovevo calciare meglio. L'hai trattato male tutto il primo tempo, adesso è diventato ho capito, appunto si poteva far perdonare gliela qua, Turam, non c'è nessuno, non c'era. Il primo colpo di testa glielo para Turam. Sì. Intanto sia Di Marco che il tiro di Barella, Di Gregorio si è veramente messo... in mostra con queste due parate, è vero che ha preso 4 gol oggi, però 2 sono rigori e la difesa non lo sta aiutando per niente. I rigori li puoi anche parare, Ah sì, quello è vero. Succede? Succede, oggi la Juve recupera palla in qualche modo. Ho visto di chi era la deviazione. Era di Danilo. Ancora lui. Era no, ma non lo dire più, era davvero di Danilo. Io devo fare io devo fare fino a mezzanotte. Avevamo qua, dei dubbi sul fatto. In effetti potevamo arrivarci. Data la serata del povero Danilo, potevamo arrivarci. Rischio di non arrivare a mezzanotte con questo pensiero e di trovarmi Danilo all'ingresso di casa quando poi torno stanotte, oltre che a sognarlo, perché veramente una roba del genere non me la ricordo. Comunque ha messo Savona, ha avanzato Cambiaso, ma tiene in campo un giocatore ammonito, in difficoltà, secondo me è inspiegabile, ma non per Danilo, per l'allenatore. Cioè, è una cosa incredibile, io non ricordo. E speriamo che qualche collega gli faccia questa domanda. Esatto, minimo. A meno che non la risolvano. Ma non può... in un cambio, ho cambiato che recupera palla grazie al pallone di Savona. Siamo pro. Tu dici se fa doppietta Danilo. Voglio dire, solo così ti può salvare la prestazione. Ma siamo a Wonderland qui. Occhio al pallone di Savona sulla destra, ancora io che provo ad offendere con Seisau, che punta adesso l'area di rigore, punta Di Marco. Si porta il pallone sulla sinistra, si allarga, fuori per McKennie, il pallone è sbagliato. Qua, però se lo allunga, è un po' stango McKennie. Allora guarda quanti siamo in attacco, ragazzi. No, con 4, 5, 6 giocatori così. Contro 4, superiorità non per l'Inter con Barella così. Che avanza, si fa tutto il campo. Entra in area di punta, alla calcetto, tira, no, respinta in calcio d'angolo, no, Barella che va a finire non nella rete. Non esiste sul 4-2 difendere e attaccare così, non esiste, perché qua... Comunque sia, quando tu vedi che le cose non possono girare da parte, devi limitare. Sì, fa 60 metri palla al piede. Sì, bravo che lo affronta. Devi limitare. Quando non puoi fare, devi limitare. Qua non stiamo limitando. 60 metri palla al piede, posso dire che la transizione offensiva dell'Inter da rivedere. Perché Barella fa, ma se Frattesi taglia verso il centro Barella del campo... Barella si dà la palla a Turam, erano rovinati. Barella l'allarga, per meno male che non gliela continua. Adesso onestamente l'Inter sbaglia magari a non concretizzarla, però veramente la difesa di Juventus è di burro, non sta in piedi. Difesa, è tutta la fase difensiva. Si aprono completamente, è tutta insomma. Difesa, non sta in piedi. Tutta la fase difensiva. E l'Inter deve approfittarne prima che poi la partita si possa riaprire. 9 calci d'angolo a 5, calcio d'angolo ancora dalla sinistra di Di Gregorio. Di Marco la mette in mezzo, stavolta un po' meglio De Vrij, la palla cioè, che angolo. Esce fuori forse ancora angolo sì, perché sì, il colpo sì. Di testa di De Vrij è stato toccato, sfiorato da qualcuno, quindi palla che esce dall'altra parte, angolo dall'altra parte, rivediamo Vlahović che era in marcatura proprio su De Vrij. Di solito dovrebbe essere dall'altra parte, però qui si deve sacrificare l'attaccante della Juventus sul centrale dell'Inter che è molto bravo di testa e quindi deve andare in marcatura. Ancora calcio d'angolo per l'Inter, il decimo. 2 cambi per parte, siamo al 70esimo, ancora 20 minuti più recupero. Un carambolesco 4-2 finora. C'è Lautaro. C'è Lautaro. Gioca. C'è Lautaro. Ma vedrà chi si fa vedere prima della fine. Questo Danilo qua si fa vedere, sicuro. Ora Di Marco batte ancora l'angolo dall'altra parte. Palla che spiove in aria. Lautaro che di testa.
testa, quasi ti stava rispondendo. Bastava chiamarlo, vedi? E si arrabbia il toro, dice perché l'ho angolata troppo. Un regalo ce l'avete fatto. Eccola qua, vedi, l'angola troppo. C'erano anche Bastoni e Thuram quasi sulla traiettoria. Il colpo di testa di Lautaro, Vlahovic non la prende, Bastoni non la tocca. Sì, sì, la tocca Bastoni. La tocca, ma non... Ma se non... la tocca bene la devi in gol. Sì. Purtroppo la sfiora solo Bastoni. Qualche folle in questo momento potrebbe dire sono segnali, ma io vedo segnali preoccupanti in questo momento, perché vedo la stessa Juve dello Stoccarda in questo momento. Però Lautaro è andato in pressing in avanti, vuol dire che è ancora nella partita. Mancano 20 minuti più recupero, la Juventus deve fare decisamente meglio in difesa, ma soprattutto deve fare qualcosa di più in attacco, perché onestamente... Palle gol nel secondo tempo la Juve non ne abbia avute, no? Fra l'altro i cambi non è che stanno facendo McKennie. Spazio qua per andare. McKennie larga sulla sinistra per il Diz. Appena entrato è fresco, deve puntare Dumfries. Sulla destra c'è Conceição. Il Diz è tenere di gol. 3-2, anzi 4-3, scusate, sono rimbambito anch'io. Il Diz entra, fa una giocata pazzesca, perché entra è fresco, punta Dumfries, entra in area di rigore, lato corto di sinistra e fa un gol clamoroso perché incrocia sul secondo palo. E dà speranza alla Juve, è una partita che ha qualcosa di assurdo, perché le due squadre stanno facendo il festival dell'orrore delle fasi difensive, totali. La differenza è che la Juve ha regalato due rigori assurdi all'Inter. Guarda De Vrij, dov'è? Sul 4-2, andare davanti, dove vai? È quello che non devi fare. È quello che non devi fare, fanno la stessa cosa le squadre. Una follia proprio. Dumfries. Entra nel rigore, si porta il pallone su sinistra, incrocia benissimo. Sommer non c'è, ragazzi, ma quando mai un Inter-Juve... 4 gol da una parte, 3 dall'altra, con due rigori, vabbè, io veramente posso dirvi che se andiamo avanti così in stagione c'è qualcuno che può andare a più 20? No, posso dire che questa partita avrà un risultato casuale, comunque va. Perché siamo sulle giostre, siamo. Non si gioca così a calcio. Ma dai. Quando mai? Scusami, Michele, l'anno scorso io arrivo a San Siro e nello sconto diretto per il campionato a febbraio faccio fatica a tirarti 3 volte verso la porta. Sì, mamma. Tu fai fatica a tirare 4 volte verso la porta, nonostante giochi meglio, trovi il gol con Gatti con un autogol. Quest'anno sono due squadre che stanno giocando completamente. Allora, la Juve ha cambiato tutto completamente. Puoi avere con doppio vantaggio a 20 dalla fine il centrale. No, che Danilo! Ancora! Rischia di prendere il rosso perché arriva in scivolata. Devi cambiarlo, Thiago! Devi cambiarlo, Danilo! Se non hai fatto giocare fino all'altro ieri, ci sarà un motivo. Continua così. Perché non sta in piedi, e lo si è visto già nel primo tempo. Cioè basta, oltre che con lo Stoccarda, basta. Bargigia, chiama Giuntoli tu che puoi. Ti ascolterà domani, ma ti ascolta, forse. Ma Giuntoli però è in tribuna. Chiamalo, può rispondere al telefono. Lo so, però è in campo. Ma perché far giocare Danilo e Gatti non deve stare in panchina? Perché deve combinare? Cioè, adesso ha perso un altro pallone, ha sbagliato lo stop per recuperare la palla, ma in scivolata. Fallo laterale per Dumfries, che ha la battuta lunga, infatti batte, arriva la palla in area di rigore con la spizzata di Bisek. Thuram si gira e sfiora il palo alla destra di Di Gregorio. Larga. Dopo Lautaro da una parte, Thuram dall'altra. Larga. Comunque ragazzi, le opportunità erano due: o l'Inter la chiudeva sul 5-2 e ne ha avuto almeno due o tre volte l'occasione con un monumentale di Gregorio, o la Juventus rischiava di aprire con il 4-3. Danilo, ancora! Un'altra volta! Scusami Fra, ma è una roba insopportabile, figurati, questa! Figurati! Faccio giocare mia zia piuttosto! Si scalda Thuram. Non mi è mai successo di essere... Zia? No, ma lasciamo stare. Zia. Magari. Zia. Una zia. La moglie di mio zio. Va bene. Dai Barellic, bene, allarga per Di Marco. Bella. Juventus che è un po' scoperta. Di Marco potrebbe crossare, vediamo se ci riesce bene. Palla al centro. Calulu in calcio d'angolo. Calulu spazza via lontanissimo e Lautaro era dietro di lui. Ancora angolo per l'Inter, dodicesimo. Vediamo se De Vrij, che ha un'altra cosa da farsi perdonare adesso. Qua ce ne sono. Mamma mia, ma come siete sereni. No, ragazzi, non esiste. Quello che ha fatto sul 4-3 lo capisco, è imperdonabile. È corretto. Cioè, non vorrei che va dove va? Sulla tre quarti, dai. Danilo di stasera? Ma Danilo non ce l'ha fatto fisicamente. Questa partita è un concentrato. Lo sbaglia proprio di concetto. Calcio d'angolo, batte Di Marco, tutti a saltare. De Vrij, Bissek, Thuram, Trenino. Parte Di Marco. Bassissimo! Perché? Palla al limite con Frattesi che la perde. Juve in break, possiamo andare, c'è Vlahovic, Cambiaso. Conceição, servito adesso sulla destra. Che fa? Che salta Dumfries, continua l'azione della Juventus perché c'è il gol del vantaggio. Locatelli perde una giocata di troppo, ma recupera la palla Savona. Ancora Conceição, che va in mezzo a due. Punizione, Dumfries lo mette giù. Fallo. E cartellino giallo per il giocatore numero 7 della Juventus. L'unico che stasera sta sputando sangue, sudore e anima su questo campo. Deve giocare sempre, non ogni tanto entrare quando si può. Questi giocatori qua devono giocare sempre, perché non siamo alla Juve di qualche anno fa.
E questi fanno la differenza. Ora Inzaghi ha un dubbio, deve mettere Darmian. Ma al posto di chi? Di Dumfries o di Di Marco? Perché sarebbe da togliere tutti e due. Al posto, almeno al posto di Danilo, che lo prendo volentieri stasera. Perché quando arriva questa fase della partita cala. Occhio ragazzi, è un quarto d'ora fine, c'è ecco un Gatti. Eccolo qua Gatti, trattenuto dalla maglia da Thiago Motta. Per dargli direzione. Però perdonatemi, se è un quarto d'ora dalla fine, se adesso Thiago Motta mette Gatti è un controsenso totale. Cioè, vabbè, però meglio tardi che mai per lui. Sì, meglio tardi che mai, ma non puoi, dopo lo scempio che ha fatto Danilo stasera. Occhio alla punizione di Cambiasi in area di rigore, dentro, non c'è la spizzata di Danilo. Pallone fuori, c'è Di Marco sul pallone. Dove siamo in fase difensiva? Di Marco può ripartire, neanche ora, la deve passare. C'è Thuram che arriva a destra, dagliela! Gliela dà anche se è un po' arretrata, arriva Thuram. Di gran carriera, entra in aria, la mette in mezzo Lautaro alto, spara salve il capitano. Bella, questa era molto bella. Io non ci arrivo, ma ce ne mangiamo troppi di gol. Di Marco credo abbia chiesto qualcosa alla panchina. Su, mangiamo troppo. Di Marco è crollato a terra, credo crampi, perché veramente... Su. Vabbè, ma la difesa della Juve al centro è a uno. Però allora, volevo sottolineare questa roba che si sta poco fa. Perché mentre Gatti si sta... preparando per entrare, Thiago Motta lo va a prendere. Intanto anche Bangula, fuori Vlahovic, dentro Bangula e Gatti. Fuori Vlahovic? Perché Vlahovic? Mette Ildiz al centro e Bangula a sinistra, con Gatti per Danilo che toglie punti di riferimento. Cioè, toglie Danilo, per amor di Dio, meglio tardi che mai, voi mi direte. Sì. Ma se togli il centrale che ha fatto i disastri stasera, ma perché non l'hai tolto a fine primo tempo? Perché ti sei reso conto che Danilo... Darmian, no? Anche questo l'abbiamo chiamato, esce Di Marco, non ce la fa più. Stavo tra l'altro sottolineando Franci. Però Dumfries si è ammonito. Si è vista una scena, mentre lui si prepara, Thiago Motta va a prendere Gatti dalla schiena, dalla maglia, lo prende, lo tira con forza a sé, con un tigno brutto, gli spiega cosa deve fare. Non so cosa gli stia dicendo e perché. L'unica cosa che posso accettare è... La butto lì, ma non credo neanche io in quello che sto per dire... Gatti non ha più di un quarto d'ora nelle gambe perché evidentemente stava per entrare in quinto. Secondo me stava per entrare in inizio partita. Secondo me il concetto è proprio quello che dice, cioè, deve essere successo qualcosa fra Thiago Motta e Gatti. Ma va benissimo. Anche per il modo in cui si sono parlati, perché non è solo Thiago Motta che prende ma il bene superiore va oltre il disguido, no? Danilo non sta in piedi a fine primo tempo, gli dici Gatti, abbiamo litigato, ci siamo detti quello che ci siamo detti, ammesso non concesso che sia così. Abbi pazienza, adesso vai in campo perché quello non è meno di te. Occhio qua, Juve che ruba la palla con Cambiasi. Fallo su Thuram, era netto. Ha dato vantaggio che non si è concretizzato. Cos'è che... Sì, ho capito, ma gli ha dato una brutta insomma, un calcio. E no, adesso qua proprio in primo piano. No, perché Cambiaso prende un colpo forte. Questa qua attenzione, perché da squalifica quella. Sì, vabbè, lo fanno solo noi, dai, stai calmo. Posso dirvi che noi abbiamo parlato tanto di Danilo e Gatti. Non l'ha visto. Abbiamo parlato di Danilo e Gatti. Posso dire che non ho capito fino in fondo neanche l'uscita di Vlahovic? No. Con la Juve sotto di un gol togli il centravanti. Bangula fa la punta. No, ho capito, ma lasciaci lì dentro tutti. No, anche perché persa. Ti dico che spesso e volentieri una lamentela degli juventini negli ultimi 3 anni era quella di 6 sull'1 0, togli una punta, aggiungi un difensore. Qua hai fatto uguale, stai perdendo. Cioè, mi dici tolgo Vlahovic perché ho Milik. Ma anche perché Lipsia, sei sotto di uno, stai perdendo. Non togli una punta del tuo difensore. Gatti qua in verticale per Bangula. Prova a spostarsi in mezzo a tre e recupera la palla Mkhitaryan. Ho una sensazione che non voglio dire. Bastoni. Io ti dico che Frattesi è entrato molto male. Come per citare il grande Corrado, non finisce qui. Regalateci un rigore anche voi. Dai, uno, non dico due, uno Michele, uno. Che succederanno ancora cose perché le difese non tengono. Sicuro, da una parte o dall'altra, Locatelli. Citando Corrado, non finisce qui. Non finisce. Il gioco. Mamma mia, Conte come se la sta ridendo in questo momento a Napoli. Sono d'accordo. Già lo vedo sul divano con la sua birretta e la pizza e fa bene a farlo. Qualcuno non si è svegliato prima per prenderlo. Ancora la Juventus sulla sinistra, Locatelli, tre quarti di campo, 79esimi di gioco, sempre 4-3 per l'Inter. Partita assurda, completamente sotto tutti gli aspetti di vista. Savona mette giù il pallone, controlla con la sua, la porta avanti la palla. Può andare in area di rigore, lo fa adesso per un pallone dentro per Cambiaso! Anzi il Diz che anticipa il terzino dell'Inter, si ritrova il pallone davanti alla porta a ridosso dell'area piccola. E qua il Diz, scusate, ma secondo me poteva fare molto ma molto meglio. Perché gli è passato davanti a Dumfries completamente. Guarda, gli frega il tempo. No, qua deve far gol. Mi spiace. Qua dall'area dal limite della piccola devi far gol. Se la metti per terra bassa, il portiere non si muove mai. Arriva tutto storto. Va detto che sia Dumfries che Bissek. Lancio di De Vrij per Thuram che fa fallo, punizione per la Juve. Allora ragazzi, mancano 10 minuti alla fine di questo clamoroso Inter-Juventus, 4-3 Inter, 7 gol in questa serata incredibile di San Siro, 2 minuti e poi non ci fermiamo più fino al fischio finale. Giochicchia! Fa, dai, Frattesi, però Cabal, sveglia! Sulla destra, secondo Sao, Cabal!
Con Biasso, limite dell'area di rigore, allarga per Conceição che può mettere giù il pallone nel punta 3, pallone dentro il secondo palo, la palla arriva dall'altra parte dove c'è il Vinz che controlla, tira! 4 pari! Il di doppietta! 4 pari! 4 pari a San Siro! Eravamo morti! Sembravamo morti! Eravamo dei tutti! Non fa 2-5-3, anzi 5-2! La Juve la riprende, 4 pari il Vinz! E adesso mancano 8 minuti di recupero! Non ne posso più! Fatemi andare a casa! La follia di questo Inter-Juventus che vi dico già passerà inevitabilmente alla storia, 4 pari a San Siro, ebbene sì, è successo per davvero. Siete pazzi ragazzi, io sto male. Credo che anche dall'altra parte non si senta una partita oscena in fase difensiva. Pensa a Conte come ce la sta ridendo ragazzi. Oscena. Non è stato detto che Sommer su questo sì. gol fa... Sì, anche se la coppia, la premiata ditta Bissek Calulu, recupera palla. No, l'Inter che rischia ancora un break al centrocampo. Non è fallo questo. Non è fallo, anche secondo me! Questo secondo me non è fallo, se Calulu qua parte siamo 5 contro 3. Non è mai fallo questo. La palla piena, questo è mai fallo. Non è mai fallo, siamo 5 contro 3 in ripartenza nella loro metà campo. E guida fischia, Thiago Motta ovviamente si lamenta, adesso guida va da Thiago Motta perché per me questo è calcio. Viene fermata un'azione della Juve in ripartenza in 5 contro 3. Dopo che in mezzo al campo perdono la palla i giocatori dell'Inter, Calulu secondo me non fa fallo, punizione. Attenzione, cosa 5 alla fine più recupero per gli spettatori neutrali, quindi né i tifosi dell'Inter né i tifosi della Juve, è un peccato che manchino solo 5 più recupero, no, perché onestamente è una partita divertente da guardare per chi non è coinvolto nelle dinamiche del tifo. Grazie. Come voi e come gli amici che ci seguono da casa, però un Inter-Juve 4 pari è... Boh, è bellissimo. No, no, un errore dell'Inter a centrocampo. Cabal, salta Barella. Stiamo andando, l'Under, la Juve in Under stasera, siamo tutti giovanissimi, stiamo recuperando qualcosa di assurdo, in casa dell'Inter, sotto 4-2, prima 1-0 per loro, poi 2-1, poi dopo 4-2, poi dopo 4 pari, e la partita non è ancora finita, siamo dentro con tantissimi giocatori giovani, non so cosa aspettarmi, ancora Gatti, giro palla, Locatelli, che poco fa ha avviato lui l'azione del 4 pari con un lancio delizioso in orizzontale in mezzo al campo, una cosa stranissima anche da spiegare con Seisao, punta di nuovo Darmian, cioè Mkhitaryan lì. Gli stanno lontano alla larga, lo sanno che devono aggirare questo ragazzino? Che tanto ragazzino non è perché è un demone. Li salta tutti, col sinistro e col destro, allarga sulla sinistra, giocatore totale in questo momento per la Juventus. Imprescindibile. Il Diz trova la doppietta stasera dopo tante partite a vuoto sulla casella reti. Guarda caso non fa l'esterno e trova subito la porta in due occasioni. Rimette a posto la partita ancora Locatelli sulla tre quarti, allarga sulla destra benissimo per Conceição. Troppo lungo qua il pallone del mio Toy Boy, sì. Esatto, Toy Boy. Attenzione che Locatelli sto messo per terra, A me è stato toccato dopo il lancio sbagliato adesso per... 4 più recupero alla fine. Dovrebbe entrare Taremi che si è tolto la pettorina già da un po'. Vabbè, non è lui nulla. Che colpisce la che recupero che credo... Sarà intorno ai 4-5 minuti. Esce Turam, abbastanza particolare strana, questa scelta. Scelta strana. Molto strana. Per carità, ha speso mille volte più di Lautaro. Un'altra però... scelta strana è che si è finito i cambi Inzaghi, perché ne fa 4 oggi. Ne ha sempre fatti 5 e oggi ne fa 4, perché il terzo slot, ma molto particolare. Avevo detto che sarebbe servito molto un cambio a Dumfries, e in effetti il gol è arrivato da Ildiz, dove lì Dumfries non ha chiuso il 4-4. Ma anche il 4-3 folle, tutto folle. Sommer che lancia lungo, Taremi, speriamo possa fare 5 minuti buoni. Cambiaso recupera la palla grazie a Locatelli. Ildiz, Turam è entrato adesso, il fratello, alla Juve, con la maglia bianconera addosso, di nuovo per Conceição sulla destra, che punta un'altra volta, dammi speranze Cicco. No. Va sul destro, si dribbla quasi da solo, poi Darmian prova a recuperare il pallone, ce la fa, va verso la bandierina, lo tiene lì, ma Conceição non lo molla. Che bravo sto ragazzo. E va a disturbare dell'Inter. Il pallone recupera nella rimessa laterale alla Juve, perché l'ultimo tocco è del giocatore dell'Inter, perché Conceição va a disturbarlo fino alla fine, Cambiaso. Gatti, è che sta benissimo, Danilo, Savona. L'arma dell'Inter è uscita. Locatelli. Tu Savona dici, adesso l'Inter, la Juve gioca in 11, perché è uscito anche Danilo. Come era siete perfidi. Si puntava lì. Non mi sarei mai aspettato un epilogo del genere, almeno fino a questo punto, con la Juve di questa sera e con le defezioni che c'erano. A un certo momento era molto più vicina all'Inter al 5-2 della Juve 4-3. Però vi dico, quando la Juve ha fatto il 4-3, io quando ho detto una brutta sensazione, non la voglio dire, era proprio il 4-4, perché... No, però sai cos'è, Michi? Non le chiudi, la riapri e poi... Sei andato sotto due volte e la seconda volta nel modo peggiore perché è stato due gol di distanza. Posso dire che adesso è più vicina la Juve a fare il 5-3? Non lo so, in questa parte qua non dico niente, perché quello che dico viene smentito tra un secondo e mezzo sicuro. Però è più sulle gambe. Una Juve con così tante defezioni, così tanto giovane a San Siro contro l'Inter che fa 4 gol,
e risponde a un 4, sicuramente è qualcosa di clamoroso, inaspettato. Non mi è piaciuta la gestione della partita, mi sembra una squadra pazza. Possiamo anche sembrarlo, ma la Juve deve essere qualcosa di più. Allora, mettiamola così: non ci annoieremo dalle 8:30 a mezzanotte nell'analizzare tutto quello che è successo, a prescindere da come andrà a finire. Perché recupera la palla Darmian. Fa un tacco di torna troppo, indietro, qua. Fa recuperare la posizione Cambiaso. A tutti e la sbaglia clamorosamente. Cambiaso. Cos'è? La palla non era uscita, ma era laterale dalla se non è uscita, parte, è punizione per la Juve. È uscita. Dai, perché ha fermato l'arbitro perché il gioco? Perché ha detto devi ribatterla due piedi più indietro. È guida. Te l'ho detto che è un arbitro. Vabbè. Non... Però ecco, non è successo per ora. Non è successo quello che avevi detto. Per ora. Siamo già all'89esimo. Tu dici c'è ancora tempo. Darmian cerca di addomesticare una palla. Buona linea di Gregorio. 88-45. Questi palloni scottano. Turan di testa, un po' a caso, e regala la palla all'Inter. È entrato non benissimo qua il fratello di Marcus, che ha fatto invece benissimo dall'altra parte. Calulu anticipo su Lautaro. C'è anche fallo, punizione per la Juventus. Comunque Di Gregorio va negli up sicuri, Ha fatto delle parate pazzesche. Beh, Di Gregorio ha tenuto in vita la Juventus quando la Juventus era vicina al tracollo. Questo bisogna oggettivamente riconoscere. Quali parate pazzesche? Quello sul tiro di Di Marco, l'azione di Locatelli in calcio d'angolo. Due sono... No, anche qualcosa di più mi sembra. Beh, però era un momento delicato fra certo, però io insomma anche nel primo tempo su 2-1 sul 4-2 l'Inter è andata vicino a fare il quinto gol. Dopo il 4-3 della Juve. Aspettami, Cerno, ne parliamo dopo. Di Gregorio lancia lungo. Cerca qualcuno in avanti in il Diz che di testa prova ad anticipare Dumfries, ci riesce in qualche modo, ma la palla poi arriva Bissek che sbaglia l'appoggio, la palla recupera il Diz con un esterno delizioso, Bangula. Turan, bene qualche fren. Locatelli ancora per il Diz sulla sinistra. Sembriamo carichi. Il Diz punta Dumfries. Pallone dentro l'area di rigore. Lo bucano in due. C'è Mkhitaryan lì. Si mette le mani tra i capelli. Il Diz va a recuperare ancora sulla sinistra. Non c'è fallo? Qua di Dumfries. Allora lo va a fare forse. Sì. Sembrava anche di Dumfries, sembrava. Che si prende dice spalla a spalla, ma il Diz intanto ancora per terra. Allora, sono soltanto 3 minuti di recupero, ragazzi. Perché? Pensavo di più, onestamente. È vero che non ci sono stati episodi da VAR clamorosi? O ci sono stati un sacco di cambi? In effetti non cos'è è. Che c'è? Ma... Non prende la palla, però Dumfries. Riesce a tenere la posizione bene. Gli ha strizzato... Tiago Motta ce l'ha con l'arbitro. Non ho capito per cosa. Conti alla seconda pizza. Ah, 3 di recupero, 3 di recupero davvero... Per una partita del genere sono pochi, però effettivamente, dite, non ci sono stati interventi medici. Non ce la fa più nemmeno Guida. Non c'è stato VAR. Anche Guida non c'è un cambio in meno. E c'è un cambio in meno, però, vabbè. Taremi di testa che non riesce a prenderla. Gatti, svetta su Taremi, non come Danilo. Gatti svetta e non gioca, occhio il pallone per Lautaro. Lautaro che tiene la palla in non campo, adesso, ragazzi, regolare. C'è un buco. Fratesi, il tiro deviato angolo. Tagliala dietro. Locatelli. Ultime speranze per l'Inter che dopo il 4-4 ha subito il colpo. Non è quasi mai più stata pericolosa, anzi Dumfries. Non è più stata pericolosa. Dumfries. Locatelli. Calcio d'angolo. Se c'è un momento in cui poter colpire è questo, o adesso mai più. Anche dall'altra parte. Mkhitaryan. No, anche dall'altra parte. Spiove la palla, bassissima, ancora angolo. Turan la regala. Però alla battiamo almeno nord. I calci d'angolo bene, almeno alzare la palla. Ha provato a calciarla in porta, occhio a questa. Ancora palla la mette in mezzo. Fuori il Cambiaso in qualche modo male. Taremi che la rimette davanti, poi Bissek che prova a servire Locatelli. Dumfries. Può allargare sulla sinistra per Conceição che va in scivola su Darmian. Bravo Darmian, bravissimo, come ci Bravo sei mancato Conceição. Oggi. Fallo qua. Lasciatelo in panchina Darmian per giusto. Migliore in campo della Juve in assoluto per distacco totale, Cicco Conceição stasera. Va anche in ripiegamento difensivo al 93esimo a fare fallo su Darmian perché sennò riparte anche l'Inter. Ilic, però, qui poteva anche starci forse il giallo per Conceição. Ma Ilic è entrato 20 minuti alla fine però. Qui ci poteva stare anche il giallo per Conceição. Siamo nell'ultimo dei 60 secondi alla fine, una delle ultime azioni della partita. Angolo occhio Inter, punizione Inter dalla tre quarti. Occhio a questa ragazzi. 5-4 è più bello. No, 4-4 è meglio. Batte Barella. Palla che spiove in area, lunga per tutti. Poi fallo di Bastoni in attacco. Ma lascia. Lascia! No, nel dubbio Guida questa già, punizione l'avrebbe fischiata. Non vedeva l'ora di fischiare questa punizione per prendersi 40 secondi. Ma perché non lascia? Vuole andare a casa anche Guida. Perché non ha lasciato Calulu andare avanti? Perché se la palla è ferma non ci si crea problemi. Ma perché non ha lasciato Calulu andare che era andato via sulla destra? Non lo so. Perché l'ha fischiata forse prima di vedere come andava la partita. Stiamo tranquilli, ragazzi. Ma 20 secondi alla fine di questo Inter-Juventus, a prescindere partita... Cazzo.
manifesto di questo campionato, perché insomma mai avevamo assistito a uno spettacolo del genere. E soprattutto manifesto di, non come, di come non si difende. Questo sicuramente è brutta per chi ama il calcio italiano. Pallone lunghissimo a cercare Thuram, che stoppa molto bene. Succede che centrocampo, Savona sulla destra, finisce qua la partita. Finita. Finisce 4-4 l'interiore. Mamma mia, che brutto. Brutta, brutta. Però ragazzi, no, io mi sono salvato. Cioè, non accetto definire brutta un Inter. Però io sto un po' godendo, ragazzi, perché ero inconvinto di averla portata a casa. Per chi ama, per chi ama il calcio, 4-4 non è brutta. E invece no. E già che lì abbiamo la curva. Invece no. La Juve dei Giovincelli piena di assenze, la pareggia, che dispiacere. La classifica di Serie A dopo questi 90 minuti. Saluta e ringrazia il Napoli, che batte il Lecce, striminzito, risicato 1-0. Ma il Napoli in questo momento si ritrova zitto Milan, a più 4 su Inter e Juventus. Milan che resta inevitabilmente a quota 14, l'Inter seconda forza a quota 18, la Juventus tiene la scia a quota 17, guadagnano punti preziosi Atalanta e Lazio. L'Atalanta ha battuto 6-1, clamoroso ieri il Verona, la Lazio ha vinto 3-0 oggi contro il Genoa. L'Udinese zitta, battendo il Cagliari 2-0 nell'anticipo, è a quota 16, compatto il pacchetto di squadre dietro il Napoli, come dice Francesco, a far festa stasera, sicuramente Antonio Conte, pizza e birra per lui, perché no, si sono annullate a vicenda. Quello sicuro, Franci, però io adesso la metto anche dall'altro lato, un Inter che secondo me, ripeto, lo dico in continuazione dall'inizio stagione, la favorita anche sul Napoli, che è subito dietro dell'Inter dalla griglia di partenza di agosto di cui parliamo, attenzione, certo. Non in questo momento storico preciso, perché ora il Napoli stanno addirittura meglio di tutte quante. Chi avrebbe mai puntato un centesimo su una Juve con queste defezioni, con questa media di età in campo stasera? Guardate che ragazzi, la Juventus tra gli ingressi che ha fatto nel secondo tempo, i cambi e i giocatori non a disposizione, che vada a pareggiare una partita di questo genere a San Siro con un Inter comunque per me rimane la più forte. E con Danilo in campo. E con Danilo in campo, che quando esce guarda caso la drizia della partita, è qualcosa che non mi aspettavo. Quindi, alla fine, io vedo un bicchiere super mezzo pieno. Ci vogliono i sali perché vorrei sentire non tanto Michele, ma io ti capisco, perché la Juventus ha chiuso la partita, lo dobbiamo ricordare, con Savona, Mbangula, senza una punta, senza un difensore, perché si sono fatti male. No, tra l'altro, ragazzi, ma stiamo scherzando. Loro, scusami, esce l'altro, esce Thuram, entra Taremi. Taremi sono al Porto, ha segnato più di Europa. Mentre la Juventus, secondo me, è giusto che possa essere contenta di aver fatto un pareggio, tra l'altro si era messa pure male sul 4-2. L'Inter secondo me ha buttato via la partita, ma ha meritato di non vincerla per lo scempio della fase difensiva. Non ho mai visto l'Inter difendere così negli ultimi anni. Michele, in questo inizio di stagione, quanto è che l'Inter non prende 4 gol? No, però 4 gol l'Inter, che l'Inter sia casa, ballerina, c'è anche il fattore campo, ragazzi, siamo in casa dell'Inter, l'Inter sia ballerina da inizio stagione è una cosa evidente. Poi vuoi metterci non ho mai avuto la sensazione di poterla portare a casa, nemmeno io sul 4-2 avevo il timore. Sei andato due volte vicino al 5. Sì, ma difensivamente sì, volevo il quinto gol perché avevo paura di prenderne altri. Hai ragione, su questo non ci sono dubbi. Una cosa impossibile. Era scontato che sul 4-3 la Juve l'avrebbe spinto. È da inizio anno che Inzaghi non riesce a trovare una quadra finale definitiva al pacchetto, a come l'Inter difende. Cioè, la sensazione che ho io è che rispetto all'anno scorso, quest'anno ci sia più voglia di dimostrare di essere belli e meno di essere efficaci. L'anno scorso, siccome c'era l'obiettivo piantato in testa a tutti, l'efficacia c'era sempre. Quest'anno è ancora l'inizio, siamo campioni d'Italia, in Champions abbiamo fatto bene col Manchester City, siamo belli. D'accordo con te, oggi è stato il riassunto di tutte le cose che non sono andate durante l'anno. Cioè, la tensione sempre alta, la fase difensiva, la ferocia nel voler chiudere le partite, cioè, l'hanno messe tutte insieme. Ripeto, la Juventus è giustamente può essere soddisfatta e andando avanti nel finale ho avuto più la sensazione che può... Però devo dire, se noi dobbiamo immaginarci i tifosi che stanno uscendo in questo momento da San Siro o che si stanno alzando a casa dal divano, per me quelli dell'Inter secondo me stanno meglio quelli della Juve di quelli lì. Vinci 4-2 in casa tua con la Juve, ragazzi, che comunque lui ha parlato giustamente di errori difensivi dell'Inter, vogliamo parlare di quella anche Juve, della Juve. No, ma per amore di a parità di errori difensivi, perché se prendi 4 gol di qua e 4 gol di là, le difese sono da cancellare a prescindere. Anche se due rigori del genere, però quando tiri la riga, secondo me il tifoso della Juve si sta fregando le mani dicendo ero sotto 4-2 con l'Inter e l'anno scorso non l'avrei ripresa mai. Scusa, un termine che ha usato Gonzalo Higuaín in quello scudetto che mi fu carissimo del 3-2 a San Siro,
questa è la partita che va riassunta esattamente con le sue parole. Sono tutte sue, quindi non aggiungo niente di diverso. Minchia, è stata una montagna russa. Sì, lo disse lui. E questo equivale la differenza a l'hanno fatta anche i portieri, perché è molto meglio di Gregorio. Somma, vabbè, però vero, su Gregorio sul gol del 2-1 male. Sì, scusami, sul gol di Mkhitaryan male. Sul 4-2, sul 2-4 sì, ti ha fatto due parate decisive. Sì, Sommer sul 4-4 poteva fare molto meglio. Sommer ha fatto finta su entrambi i gol di Indiz. No, tutti entrambi. Beh, dai, il primo no, il primo era bello. Il primo era bello. Però anche sul 4-4, Dumfries e Bissek, siete due. Se uno stacca di testa, Bissek, l'altro va sull'uomo, che è Yıldız. Invece Yıldız ha tutto il tempo di aggiustarsela e tirare in diagonale. Mi chiede il compito di trovare l'ultima volta che l'Inter ha preso 4 gol. Sì, forse con la Roma, un 4 fuori casa. Sì, ma parliamo di... fuori casa. Io ve l'ho detto, casa, però, credo da una 6-0 in casa è il derby del 2001. No, ma no, l'Inter ha preso 4 gol. Ah, tu dici in casa? In casa. Beh, sì, in effetti in casa. In casa, guarda che... No, poi c'è stata l'Arsenal in Champions, l'1-5 dopo... Sì, anche lo Tottenham. Lo Schalke 2-5. No, no, io parlo di campionato. Parlo di campionato, dobbiamo andare dietro di parecchi anni. In casa, in campionato... 6-0 ma lì veramente dobbiamo andare indietro. Per ora neanche Tardelli Opta, neanche Opta fornisce tutto questo dato. Ci dice soltanto che il Diz è il più giovane giocatore a segnare più di un gol in una sfida tra Inter e Juve. E da noi c'era un grande Cesarone. C'è stato un 4-4 col Palermo, dove ci furono 4 gol di Miccoli. Parliamo dell'anno 2011-2012. Sì, però cioè, capite la portata storica di questo Inter-Juventus, perché no, insomma, no? Comunque abbiamo assistito a uno spettacolo che, sì, cioè, secondo me, chi... Ecco, 27 novembre 2012, Inter-Palermo 4-4. Attenzione, sì. C'era con Sissao a terra comunque alla fine della partita. Si toccava il ginocchio. L'ho visto adesso nei replay del... 4 gol di Milito. Dell'ultimo... Ma va, 4... Sì, ma cos'era? Campionato? Non sì, sì, era una partita giocata nel gelo, nel freddo. Ma vabbè, qui comunque, a San Siro? 12 anni fa, sì, sì, sì. Con in panchina c'era Ranieri a San Siro. L'ottimo Gianbruno mi segnala un Atalanta-Inter 4-1 novembre 18, Bergamo, ma in quel caso Bergamo, era sì, Bergamo. Sì, quindi Palermo, forse storicamente... Tra l'altro l'arbitro guida, no, di Inter-Palermo 4-4. Quindi esiste da allora, guida. Io ricordo. Guida internazionale dal 2014. Io ricordo perché era il mio compleanno. Inspiegabilmente. Tre gol di Piccoli. Era il 6 aprile 97, Milan-Juve a San Siro 1-6. Io credo che nel primo tempo la Juve vincesse 5-0. Poi accorciò Simone, 5-1. Contro il Milan. Sì, io c'ero. No, però se parliamo di gol a San Siro, forse nel primo tempo 5 o 4 gol anche lì. Non mi ricordo bene se erano 4 o 5, perché era 97, ripeto. Però no, quella me la ricordo. Sicuramente questo è, adesso non so all'estero, sicuramente. Però avete ragione, l'avete... Dopo il 4-0 di ieri di Barcellona su Real Madrid, io preferisco fare un 4 pari, piuttosto che prendere 4-0. L'avete detto tutta la sera. Però una cosa velocissima, l'avete detto tutta la sera. Se io devo pensare che una di queste due squadre, la Juve per le mille assenze, l'Inter per la fase difensiva oscena, possa lottare per lo scudetto, o mettono a posto tante cose, no, oppure è impossibile, non puoi vincere lo scudetto così. Però le cose come le metti a posto, le cose? È già in fuga. Ragazzi, prendiamoci due minuti aspetta, chiudiamo questa prima parte di trasmissione. Aspetta. Però vi ricordo, alle 8:15 ci prenderemo un quarto d'ora di break. È già pronto Claudio Bracchino per farvi vivere la serata di Fiorentina-Roma, perché c'è una partita importante che magari ci regalerà emozioni anche questa sera tra Fiorentina e Roma. E poi abbiamo tutte le interviste e il lunghissimo post partita di questo incredibile Inter-Juve 4-4. Tra poco.
Eccoci qui, andiamo insieme, ancora 10 minuti per quanto ci riguarda, poi ripeto un quarto d'ora di break e via alla seconda parte della serata dalle 20.30 alle 24 con Claudio Barchino e i suoi ospiti, ovviamente presenti sia Francesco Pini che Michele Borrelli. Ripartiremo dagli up and down, vivremo ovviamente Fiorentina-Roma, ma insomma c'è una pagina ampia e ricchissima per quanto riguarda Inter-Juventus, 4 pari. Davvero pagina credo storica nel calcio italiano, l'avevamo detto nel primo tempo, mai c'erano stati 5 gol in una frazione di gioco tra Inter e Juventus, figurarsi un 4-4 finale, partita davvero da montagne russe con l'Inter che sembrava a un certo punto padrona, avanti 4-2 con concrete possibilità di fare il 5-2 che di fatto avrebbe chiuso la gara, la Juventus coraggiosa, tenace, con doppietta del Diz, ha fatto prima 4-3 e poi 4 pari. Insomma, partita comunque molto divertente. Sì, si aveva la sensazione, vedere. Francesco, che l'Inter potesse fare il quinto sì, ma non padrone della partita. Non ho mai avuto la sensazione che l'Inter stesse in controllo. Ma mai. Il quinto, beh, dai, almeno su 4-2. Sul tiro di Bastoni, la deviazione di... Sì, no, ma perché si era tranquilli da interista, perché l'Inter aveva la palla. Ma quando la perdeva, però, non Michele, mai la sensazione poco prima del 4-3 di Diz avevamo detto, me lo ricordo perfettamente, sì, la Juventus l'occasione. Fino ad ora non ha creato occasioni da gol nel secondo tempo. Poi dopo il Diz si inventa il 4-3 e allora lì sì che la partita cambia un'altra volta, perché a quel punto l'Inter magari gli viene il braccino, la Juventus con coraggio va avanti, sì. Insomma... Bisognava cambiare prima alcuni giocatori, ma a parte il caso di Danilo... No, ma è venuto a mancare Gatti. Carlo l'Inter, Carlos Augusto. Allora lui aveva Darmian per tutte e due le fasce e alla fine ha scelto Di Marco perché Dumfries fisicamente regge di più. Però quello è stato a destra... Di Marco ha chiesto il cambio. Ha chiesto il cambio. Comunque la coppia Bissek-Dumfries è una coppia di attaccanti, di ali, e si vede. Cioè la squadra... Anche non abbastanza spericolante. Allora con Zielinski hai ancora di più, perché Çalhanoğlu è cresciuto tantissimo nella fase difensiva. Con Zielinski hai un centrocampo di attaccanti. Entra Frattesi, attacca. Gli esterni sono tutti attaccanti. I difensori, piedi buoni, ma attaccano. Non Barella, difende nessuno. Barella non è un play. Oggi e Barella... si è rivisto nel momento in cui è uscito Zielinski. Nonostante Zielinski fosse crollato. Ma poi non nell'Inter, ne aveva più. Allora i leader dell'Inter, play, i leader carismatici sono Acerbi, Çalhanoğlu, Lautaro. Acerbi non c'è, Çalhanoğlu non c'è, Lautaro neanche. È a motore, non c'è. No, Lautaro è a motore spento, non è ancora Lautaro brillante. Quindi voglio dire, sì, quando... ma siamo a novembre, Michele, quanto lo devi aspettare, Lautaro? Quanto lo devi aspettare? Ha fatto 95 minuti oggi, Lautaro. Perché? Ma per questo io inizio stagione dicevo, è molto meglio perderlo un mese e averlo da metà settembre, anziché saltare le preparazioni, non averlo mai. Il problema è che una partita così, Lautaro, con la L maiuscola, deve dominare. Sì, l'Inter ha avuto queste occasioni. Allora, Lautaro di testa, il tiro di De Vrij alto, le due parate di Gregorio, Thuram che sfiora... Hai detto niente. Ha avuto le occasioni. Però, cioè, nel calcio, non è che se non hai le occasioni o la palla, guarda, dietro è devi far ridere. Guarda qua. È il 71esimo quando il Diz fa il 4-3. Fino ad allora la Juventus era stata nulla in fase offensiva. Poi ci sono tre uomini. Poi la partita cambia. Poi ci sono tre uomini, Frattesi... Bissek e Dumfries contro Yıldız, tre uomini che sono tutti portati ad andare in avanti. Aggiungo è un citofono in porta. Si affiancano a Yıldız e gli concedono di mettersi anche qui, e lui, tirare. Lui è sempre per terra. No, lui allora, sai che di Andano ci si diceva che faceva la parata laser perché stava in piedi e guardava. Lui fa la parata laser evoluta, cioè mette giù il ginocchietto, così fa finta di fare la parata. Forse ha preso 22 su questo gol. Anche Andano c'è stato un gran portiere nel passato, eppure gli ultimi tre anni ha fatto schifo, ma si potrà dire. Se tu prendi e fai un passo sulla sinistra, chiudi lo specchio e comunque la prendi. Lui invece si è inginocchiato. Guardalo, quello. E poteva e solo quello tirare. È uno. No, ma mica quello ti dico che sul 4-4 il 4-4 è ancora peggio. Gli passa sotto il gomito. Una cosa strana è che Inzaghi fa sempre i 5 cambi, oggi ne ha fatti 4, proprio perché lui voleva intervenire sugli nel esterni. Senso, aveva Buchanan, che tornava oggi, ma in fase difensiva pure lui è un'ala. E quindi a maggior ragione ha sbagliato anche Pavard, oggi. Anche oggi poteva i forse i rimanere in campo per dare un po' più anche di solidità. Anche il oggi ha sbagliato mistero, i cambi. Il mero mistero drammatico è la presenza di Danilo. Per esatto, perché qui si critica, Inzaghi che sbaglia i cambi, dall'altra parte viene da domandarsi il ragionamento di Thiago Motta su Danilo. Io spero che qualcuno abbia un minimo di sensibilità per andare a chiedere. È impossibile non chiederlo. Anche in maniera aggressiva. Ma tanto ti dirà che Gatti non aveva più di 15 minuti, che all'inizio ma se lo stava facendo entrare. Perché no, era una situazione di emergenza. Il cambio quello era. Allora, secondo me questo è un punto su cui bisognerà capire di più.
perché se è un vezzo dell'allenatore nei confronti di un giocatore per una non comprensione, ma cosa che noi non conosciamo. In un interview non ci credo neanche, credo se me lo sento dire. Io credo solo, io non credo che tu oggi possa essere, sì. Ne avevamo parlato anche mesi fa di quello che lui fece a Bologna appena arrivò, mandando via gente che era all'interno dello staff, era importantissima, non ha peli sulla lingua, non ha problemi a dire le cose in faccia. Lui arrivò però, anche in un momento drammatico. Assolutamente sì, verissimo, però ragazzi io non ho spiegazioni di fronte a quello che, io continuo a ripetere, quello che ho visto con lo Stoccarda in settimana, da parte di Danilo, oltre che tutta la Juventus con lo Stoccarda, perché è stata una partita asettica ancora un po' per definirla forse, da parte della Juve inesistente, è quello che si è visto stasera, cioè entra Gatti e al 20 della fine la difesa della Juve prende una sicurezza che non ha avuto per 70 minuti. Poi l'Inter è pericolosa lo stesso in un paio di occasioni, ma Gatti salta in testa Thuram, Danilo Thuram non lo vede mai. Si aggrappa alle ascelle, ai piedi, alle narici, gli scappa sempre, deve far sempre fallo, oltre a fare il fallo da rigore dell'1-0 per l'Inter. Gatti entra e mette a posto quella zona di campo. Hai perso Bremer, che è il più forte difensore, secondo me, italiano che c'è oggi insieme a Buongiorno e forse insieme è il più forte per distacco. Sì, è il più forte per distacco insieme a questi due sono i più forti. Cerchi di non fare disastri in questo senso, almeno. Non devi per forza incutere nella squadra un diktat che deve far capire che tu, quando decidi che comandi, e quando decidi di comandare in quel modo senza nessun tipo di spiegazione, perché Gatti non ha un quarto d'ora fra, sai perché? Perché sennò non si scalda quando Danilo prende la botta all'inizio della partita. La mia era una provocazione per cercare di capire quale potesse essere la vaga motivazione, il pensiero di Thiago Motta, qualcosa che nel non far ricominciare a Danilo, lo prende per la schiena. Ma poi vi posso dire, allora Danilo, Danilo prende il giallo bene al 52esimo, esce al 77esimo, cioè tu 25 minuti hai lasciato 20. In campo un giocatore che già non teneva per velocità e per ritmo il suo avversario, era ammonito e tu eri sbilanciato a campo aperto, ha causato un rigore, ha fatto l'assist al gol di Dumfries del 4-2, tanto che l'Inter a un certo punto Lautaro dà una palla a Thuram, quella che è fuori gioco, perché dice buttala in avanti. Stoccarda io l'hai vista, sì, lo Stoccarda ha dominato, quindi continua a dire, ma Danilo fa delle cose che non si possono vedere in Serie A, in Champions League, quindi o c'è un problema di testa, perché col Brasile in questo momento è uguale, messo uguale. Tu Gatti non me lo puoi tenere, Indice è diverso, perché Indice arriva da un periodo un po' giù, però sei d'accordo, lo metti nel momento decisivo e lui stasera ti risponde ed è quello, attenzione, Indice è quello che ti salva la barca, perché ti fa una doppietta a San Siro a 19 anni. Noi abbiamo parlato di Camara l'altro giorno per quel gol annullato giustamente per queste regole assurde di oggi, perché quello meritava solo di festeggiare per l'età che ha, per il gol bello che ha fatto. Oggi il Diz fa una cosa che, ragazzi, è pesantissima, perché l'Inter oggi, oltre ai cambi che entrano, che la Juve non ha, ha una differenza di età che si va da una media di 32 anni e mezzo a 24, e il Diz raddrizza la partita che per me era terminata. No, ma poi a San Siro non puoi farti recuperare. Lo definiranno Thiago Motter, come vorranno, non lo so. Thiago, però a me questa sorta di follia vicina al... passatemi il termine, non che sia psicopatico lui, ma mi sembra una follia da film di Dario Argento a volte, quella che mette in campo, perché uno che ha Lipsia fa quello che fa e stasera la recupera in quel modo, vuol dire che tu hai addosso comunque un qualcosa di diverso da tutti gli altri. Però sei la Juve, tu adesso che non hai Bremer devi iniziare a gestire le partite in un altro modo, perché io torno sul 2-1, lì non hai bisogno di attaccare in 50 e di trovare il 3-1, puoi anche gestirla un po' di più e non prendere due gol in 20 minuti. Questo mi sembra... volte ho sentito dire Inzaghi anche nel passato, perché oggi per esempio quando l'Inter non ha vinto non l'hai vinta, dovevamo fare un altro gol, ne abbiamo sbagliati troppo. Oggi secondo me questa giustificazione non basta, perché tu è vero potevi fare un gol in più, però non è che devi vincere 7-5, 8-6 le partite. Infatti ragazzi stiamo parlando di un sacco di errori, come possiamo raccontare che questa per... È una bella partita da vedere. Spettacolare. È spettacolare, ma per gli spettatori americani. Te la posso dire così? Per quello che voglio, resta una bellissima partita per tutti quanti.